Buonasera e benvenuti a Potenza para il Rossellino per quella che è praticamente la gara di apertura dell'attività internazionale della nazionale azzurra che sfiderà questa sera il Portogallo. È un primo punto di avvio perché come sapete a 2024 le Olimpiadi che ci saranno a Parigi ovviamente è un anno importante, l'anno di vigilia, quindi si deve lavorare concretamente, si debbono trovare e avere anche quelle opportunità, quella preparazione per poter affrontare le sfide di qualificazione e ovviamente in questo c'è anche il programma di competizione. Italia e Portogallo è una sfida che apre qui a Potenza la stagione internazionale del pugilato, lo fa grazie alla box Potenza del maestro Giuseppe Gruosso, una scelta questa di Potenza che ha visto d'accordo anche il presidente Flavio D'Ambrosi, che salutiamo e ringraziamo per questa opportunità che ha dato all'Lucania di realizzare questo magnifico evento, quindi una serata particolarmente interessante quella che vedremo, grazie anche al vicepresidente vicario lucano di Potenza, proprio lui Fabrizio Baldantoni, che ha organizzato unitamente a Marco Consolati i dettagli per questa serata fantastica, circa 1500 spettatori qui al Pala Rossellino di Potenza per questa Italia-Portogallo che lascerà intravedere quello che è il progetto azzurro per Parigi 2024. State adesso seguendo le immagini dell'ingresso sul ring delle squadre, delle rappresentative, è quella ecco, entrano prima due atlete che effettueranno un fuori programma, eccole che stanno entrando, si tratta di Cristina Garganese e di Ingresina Cuomo, un match fuori programma, poi ecco via via tutte le atlete azzurre e portoghesi che stanno facendo il loro ingresso sul ring del Pala Rossellino di Potenza, mentre è tutto pronto. Ecco, vedete in sovraimpressione il diciamo l'elenco completo delle atlete e atleti italiani e quello portoghese che si affronteranno. Adesso saranno chiamati i vari contendenti, quindi poi prenderanno posto per gli inni nazionali, il saluto e come è prassi anche l'incoraggiamento dei rispettivi antagonisti. Ecco che adesso si stanno posizionando all'angolo rosso e all'angolo blu, poi praticamente si interfacceranno, si saluteranno al centro del ring e prenderanno la loro posizione. Prima ci sarà un fuori programma, la sfida fra Cristina Garganese, campionessa pugliese, e Ingresina Cuomo, atleta campana della Metropolis, quindi un antipasto a questa nostra diretta, questa nostra sfida. Intanto saluto il consigliere federale nonché il responsabile dei tecnici della Federazione Pugilistica Italiana, il professor Renato Biagio Zullo. Buonasera Biagio, ben ritrovato. Buonasera Remo, ottima atmosfera, una cornice di pubblico veramente stupenda e ragazzi motivati, le ragazze altrettanto. Veramente una bella serata di grande box.
Ecco, avete visto la presentazione della sfida fra Cristina Garganese e Inglesina Cuomo. Adesso Sanabia Jonan Acosta e José Rodriguez, 86 kg. Adesso è la volta di Assunta Susi Canfora e Miriam Rautenberg. Vedete come il protocollo si cambia a posto. Quindi adesso è il momento di Federico Serra, 54 kg, che si affronterà con Davide Pina, poi quindi l'idolo del palazzetto. Difatti sentite in sottofondo subito Francesco Magri, 71 kg, se la vedrà con Armando Nae. Poi avete visto la già campionessa mondiale, medaglia di bronzo mondiale, Alessia Mesiano e Carolina Ferreira, 60 kg. Gianluigi Malanga, anche lui pugliese, 67 kg, che se la vedrà con José Bolela. Altro sfida fuori programma, o meglio atleta prestata al Portogallo, Erika Prisciandaro se la vedrà con Gabriela Laudano. Diego Lenzi con Yuri Fernandez nei 92 kg e concluderà la sfida Irma Testa contro Marin Camara. Quindi questo è il protocollo. Adesso è il momento degli inni nazionali, prima quello portoghese.
Questo era l'inno di Mameli. E ricordo che questa produzione streaming è a cura della FPI Servizi, con la regia affidata a Giovanni Raeli, Valerio Fioroni e Francesco Valeri. Da Roma il coordinamento è a cura dell'ufficio stampa comunicazione e marketing, con Michela Pellegrini e Tommaso Cavallaro. Il ring announcer è Giulio Delli Paoli. Parterre ricchissimo di personalità, c'è il consigliere federale Sergio Rosa, il presidente del comitato regionale Puglia Basilicata Nicola Causi, il presidente del comitato regionale Calabria Fausto Sero, c'è il consigliere regionale in rappresentanza del comitato regionale della Campania Raffaele La Femmina, è accompagnato da suo figlio, campione italiano recentemente, l'abbiamo visto, e sfidante ufficiale al titolo dell'Unione Europea, Vincenzo Winchester La Femmina, il presidente onorario della Federazione Pugilistica Italiana, l'inossidabile Vittorio Lai, il presidente del comitato regionale Lazio Adrio Zanoni, e a fianco a me, come vi ho detto prima, Biagio Azzurro. Biagio, veramente un lavoro eccezionale questo qui della federazione, di portare la nazionale sui territori e di dare opportunità, proprio come è successo qui a Potenza, di vedere, di tastare il momento atletico e soprattutto di avere da vicino questi campioni che faranno sognare alle prossime Olimpiadi. Sì, Remo, hai detto bene, giustamente la federazione vuole presentare i suoi gioielli al pubblico e vedere dal vivo ragazzi come Irma Testa, come la Mesiano, che in Italia combattono veramente pochissime volte, anzi raramente negli ultimi tempi, lo stesso Federico Serra e gli altri ragazzi, veramente un vanto per chi può assistere a una kermesse del genere. E devo fare un applauso al maestro Giuseppe Grosso, all'amico consigliere Fabrizio Baldantoni, che hanno curato in prima persona insieme alla Federazione Pugilistica appunto un'organizzazione curata nei minimi dettagli, di grandissimo livello. Primo match in programma, fuori programma, all'angolo rosso avremo Cristina Garganese, che vedete in compagnia del maestro Corvino, mentre invece all'angolo blu Inglesina Cuomo, che recentemente ha vinto il torneo delle VBL a Pompei con la Campania, con il maestro Mario Collina. Dicevamo, Biagio, un anno importante questo 2023, questo è solo l'inizio, anche perché da questo momento in poi tu sei anche un tecnico nonché preparatore fisico, inizia un anno importante perché praticamente è quello che prelude, sì, diciamo così, è quello che dà inizio al sogno olimpico per tanti nostri atleti di primissimo livello. E come ho detto poc'anzi, in primis Irma, la Mesiano, Malanga, ce ne sono veramente tanti. Magri, che è ritornato in maglia azzurra, è un ragazzo che io... Bel rientro questo, ne parleremo durante il suo incontro. Quindi questo è veramente i 48 mesi prima delle Olimpiadi, e quindi veramente i ragazzi, da oggi non si potrà più parlare di distrazione, non ci saranno distrazioni. L'obiettivo è veramente di prestigio, è l'obiettivo che tutti sognano, quindi in bocca al lupo ai ragazzi e forza azzurri.
Ecco, intanto state vedendo questa sfida di 58 kg, potete vederlo anche in sovraimpressione in basso alla vostra sinistra grazie alla regia della FP Servizi. Cristina Garganese, angolo rosso, un'atleta che ci ha sorpreso quando è venuta a Pompei. Biagio, abbiamo detto che ogni volta che arriva a Pompei porta una laurea, la sua terza laurea Cristina Garganese. Purtroppo questa sfida non è stata disputata durante le VBL a Pompei perché la Puglia Basilicata, nella compagine nella quale era Cristina Garganese, è uscita al primo turno, quindi Ingresina Cuma invece con la sua squadra è arrivata fino in finale. Vediamo subito che Cristina Garganese fa valere la sua maggiore esperienza, 67 incontri contro i 21 rispetto a Ingresina Cuomo, che però negli ultimi anni, noi la vediamo anche nell'attività ordinaria in Campania, ha fatto passi da gigante. Biagio. Sì, anche se devo dire che la Garganese è più in linea, più alta, sfrutta bene le sue leve più lunghe, e dovrebbe lavorare di più la Inglesina Cuomo, che sì, deve accorciare, però non deve indietreggiare, altrimenti diventa per lei, anche come proprio in questo momento, bella questa azione, diventa per lei Garganese difficile poi da arginare l'azione della Garganese, che ripeto è ben in linea, fin dall'avversario, semi spostamento all'indietro, ottimo elemento, ma già è conosciuta, diciamo così, sì, a livello nazionale anche dai tecnici azzurri. Devo però dire che la Cuomo fa il suo match, dovrebbe, diciamo così, osare di più, cercare di avanzare lei a piccoli passi. Certo, tra il dire e il fare non è sicuramente facile. Secondo il mio punto di vista, il bel lavoro della Cristina Garganese con queste combinazioni ad allungare i colpi che non stanno consentendo a Inglesina Cuomo, che è un atleta che va sempre dentro, di avvicinarsi, di accorciare e mettere le combinazioni. Una prima ripresa dove Cristina Garganese ha fatto il match, ha dato ritmo, ha dato anche intensità e ha portato anche due colpi su tutti, un bel gancio sinistro e poi gancio destro e poi un bel diretto sinistro da parte dell'atleta del maestro Corvino. Ho visto, sai Remo, a me piace sempre vedere gli angoli, giustamente il maestro Mario Collina con a modi di richiamo paterno ha richiamato la Cuomo a tenere soprattutto il braccio sinistro più alto, perché in due occasioni è stata incrociata un po' con il destro avendo questo sinistro basso. Quindi vediamo, anche se ripeto, la Garganese la vedo a un bagaglio tecnico più, sì, più esperta, più precisa, lavora bene la combinazione, la costruisce e la realizza. Qualche difficoltà per Inglesina Cuomo, che comunque ha grande coraggio. Adesso sta provando a non buttarsi allo sbaraglio Inglesina Cuomo, sta aspettando l'azione della Garganese, che però ha anche un allungo maggiore, quindi è avvantaggiata non appena arriva alla media distanza. L'arbitro, non l'abbiamo detto, il signor Palmieri, i giudici di Bordoringo sono il signor De Palma, la signora Rizzardo e il signor Pierpaolo Avolio, medico sì, della riunione il dottor Ferrara. Cristina cambia spesso guardia, come vedi, è sicura almeno in questa ripresa, cambia guardia, diciamo che ha preso le giuste misure, la giusta distanza, fa lei il match, a mio avviso forse anche poco, perché ha capito che con quel jab prima sia sinistro ma anche con quello destro
tenendo alla distanza la inglesina Como, riesce ad avere, come in questo momento, che prepara in guardia mancina, prepara il suo sinistro, facendosi strada con il destro. Ripeto, l'abbiamo detto prima, un elemento conosciuto anche da parte dei tecnici, Sì, è stata più volte in nazionale, hai più volte in ragione. nazionale, ha un buon bagaglio tecnico. Adesso sta forzando un po' di più, deve tenere le mani assolutamente al viso inclisino Cuomo, perché sta forzando l'azione, Sì, la la Gargarese, Garganese. i colpi arrivano e quindi, ma purtroppo nella condizione di Inglesina Cubo deve fare, diciamo, i conti anche con questi colpi, tra l'altro molto precisi della Garganese, come in questo caso avete visto prima il sinistro e poi il gancio destro, una bella combinazione, ancora il jab sinistro come diceva Biagio Zurlo. Effettivamente ha alzato un po' il braccio sinistro Inglesina Cuomo, però resta ancora scoperta sul lato destro. Adesso è rimasto un po' sul colpo Cristina Garganese, ne stava approfittando Inglesina Cuomo, poi ha ripreso subito la distanza. Gli ultimi 10 secondi, anche questa ripresa forse è, diciamo, Sì, dominata. sicuramente. La prima è stata dominata dall'atleta pugliese all'angolo rosso, in questa seconda Inglesina Cuomo ha trovato anche qualche spunto di reazione, però non tale da poter, diciamo, mettere in discussione il verdetto di questa seconda ripresa. Molto sicuro l'angolo rosso, è tranquilla la Garganese, mentre giustamente il maestro Mario Collina continua a spronare un po' la Cuomo, per quanto riguarda soprattutto la fase difensiva. Ancora una volta gli ha detto di muoversi un po' di più sul tronco, per non offrire un bersaglio e soprattutto tenere sulle mani. È iniziata la terza ed ultima ripresa, però Biagio, una cosa te la devo chiedere, non voglio assolutamente metterti in difficoltà, però effettivamente mancano queste sfide, paradossalmente sarebbe improponibile mettere di fronte un atleta con una ventina di match contro una che ne ha oltre 60, però il problema è che queste sfide servono anche a quella meno esperta per raggiungere un tono di confronto che sia quantomeno paritario. Sì, Remo, dici giusto, perché a vedere il match può sembrare che non ci sia match, ma Invece, assolutamente bravo. è un match che sulla carta può essere impari, però che farà crescere sicuramente la ragazza campana del maestro Collina, perché sul ring salgono due combattenti, naturalmente uno prevarrà sull'altro, però assolutamente chi non vincerà porterà a casa esperienza, e che è un'esperienza che può servire per il futuro, per queste giovani ragazze come per i ragazzi. Non devono avere paura della vittoria, non devono avere paura di confrontarsi a grandi livelli, se si vuole poi riuscire. Ecco, bello! Bel colpo, L'unica disattenzione. stavamo proprio dicendo di quanto possa essere importante e quanto possa essere produttivo Ci ha per i creduto fino ragazzi. alla fine Inglesina Cuomo, adesso ha preso coraggio, ha messo un bel Adesso sinistro destro, lo ha ha messo un bel ripetuto sinistro, adesso adesso. sta forzando di nuovo dopo due riprese quasi a senso unico da parte Sì. della Garganese. Vedi, siamo stati subito avallati di quello che stavamo Giustamente. dicendo, che i match si devono accettare, non è solo nelle favole Succedono i miracoli, i no, prodigi, che un assolutamente. atleta che può avere 10-15 match possa avere la meglio su un atleta che ha 60-70 match. Altrimenti, anche molte volte nelle nostre fasce giovanili, i nostri ragazzi
si confrontano con atleti che hanno il triplo, il quadruplo dei propri match, dei match dei nostri atleti, eppure sì, i nostri atleti vincono. Quindi anche a livello di attività ordinaria sono match che vanno fatti. Quindi bravo anche al maestro Collina che ha accettato questo match, che porterà a casa, la sua ragazza porterà a casa sicuramente un grande, grande bagaglio di esperienze in più. Bisognerà anche vedere questa questione del verdetto, sicuramente questa è una ripresa che, considerato l'atterramento, anche se poi è finita molto bene, potrebbe essere una ripresa con il doppio vantaggio per Cristina Cuomo. Bisogna vedere le altre due riprese, le ha vinte in maniera chiara Cristina Garganese, quindi a questo punto, vista l'ultima ripresa, se vittoria ci sarà, sarà proprio sul filo di lana, però no, che va temperamento bene. Sicuramente la vittoria è della Garganese, ha fatto due riprese, le prime due veramente quasi a senso unico, anche se la Cuomo si è comportata molto bene, c'è questo colpo d'incontro, ma forse stava un po' con i piedi paralleli, quindi non stava ben piantata sulle gambe, ma il verdetto è sicuro dell'angolo rosso. Eccolo qua, aspettiamo il verdetto, la proclamazione in questo momento. Ecco il ring announcer Giulio Delli Paoli che sale sul ring per la proclamazione. Ecco il verdetto. Cristina Garganese. È giusto così, Remo, assolutamente, però sta ragazza del Campana può esce a testa alta, che all'inizio delle prime schermaglie poteva sembrare un match assolutamente a senso unico, improponibile, invece è brava ed entrambe. Adesso c'è il momento della premiazione. La premiazione, stiamo aspettando. Ecco che adesso salirà a premiare il consigliere regionale del comitato regionale della Campania, il dottor Raffaele La Femmina. Abbiamo detto è venuto qui in compagnia di Vincenzo, speriamo di averlo dopo ai nostri microfoni. Eccoci, la premiazione. Ecco anche l'omaggio floreale alle due avversarie. Bel match, due riprese dove Cristina Garganese ha fatto vedere la sua maggiore esperienza, anche una buona condizione. Nella terza ripresa ha pagato praticamente l'unica disattenzione, non l'ha perdonata Cristina Cuomo. Ecco quindi in archivio il primo match fuori programma, e adesso inizia la sfida fra Italia e Portogallo. Prima sfida in programma nella categoria 86 kg, tutti i match sono nella categoria Elite. Mario. Quello che vedete, diciamo, è l'elenco completo, ma non l'ordine in scaletta. La prima sfida, 86 kg, vedrà di fronte per l'angolo rosso Joan Acosta Sanabia, vice campione italiano in carica. L'anno scorso a Chianciano invece vinse il titolo. Quindi un atleta che da due anni arriva in finale ai campionati italiani assoluti. Di fronte avrà José Rodríguez, 86 kg.
questo è il suo debutto in nazionale. Vedete il face to face di questa mattina alle operazioni di peso. L'arbitro è la signora Maria Rizzardo. I giudici di questo match sono il signor Palmieri, il signor De Palma e il signor Pierpaolo Avolio. Quindi è la prima sfida Italia-Portogallo, è il debutto stagionale della nazionale azzurra, e nel debutto stagionale c'è il primo match con la maglia della nazionale italiana di Joan Sanabia Acosta, ligure, atleta ligure. Una bella struttura. Abbiamo il nostro atleta. Scusami Biagio, abbiamo dimenticato di salutare la presenza qui della la presidentessa presidente del comitato regionale Liguria, Consuelo Bessena, ma ci dovranno scusare, sono talmente tanti i personaggi e le personalità, vecchie glorie della box presenti, quindi qualcuno ci può sfuggire. È iniziato il primo round con Acosta che subito ha preso il centro del ring, ha provato subito ad allungare i colpi, mentre invece Rodriguez, il portoghese che vedete all'angolo blu, sta cercando di studiare meglio. Ottimo jab da parte di Acosta, lo tiene sempre sotto tiro, e sta imponendo lui la sua, per così dire, il suo pugilato, stando a centro ring, fa indietreggiare l'avversario. Ottimo lavoro, deve stare attento però a questi ganci improvvisi. Bello, adesso si sposta sul destro e porta un bel destro d'incontro, cambia guarda, bel elemento questo. È un ragazzo molto tecnico, dotato anche di buona potenza, lo abbiamo detto. Sì, diciamo, lo anticipa appena lo vede attaccare. Ha anche una bella esperienza internazionale su 25 incontri, questo è il 26esimo, ne ha disputati 11 internazionali, tra le altre cose alcuni, gli altri quasi tutti in tornei nazionali, campionati italiani. Poca attività ordinaria, anche quello che dicevamo prima Biagio, quando poi nell'attività ordinaria conoscono un pugile di valore cercano sempre di evitarlo, questo non dovrebbe succedere. Sul ring si deve sempre salire a testa alta e scendere a testa altissima anche con una sconfitta. Ha fatto ancora poco Rodriguez, non è ancora entrato. No, Rodriguez non riesce a trovare, ma questo è dato dalla bravura di Acosta, che Rodriguez non riesce a trovare la giusta distanza, è abbastanza, per così dire, prevedibile Rodriguez. Acosta sta facendo comunque un ottimo match. Ecco, adesso però deve subito... Dopo aver colpito, fare il passo indietro, rimettersi subito in guardia. Rodriguez sta cercando di lavorare in reazione. Questa volta gli è andata bene, però no, anche... non sempre, perché poi, come facevi notare tu Biagio, Acosta è bravissimo, sì, anche si a sposta, fare il passetto si sposta indietro. Sia a destra che a sinistra, fa un ottimo... Fa un lavoro egregio, perché prima colpisce e poi va via, mette colpo, va via sulle gambe, non si fa trovare, non deve comunque esagerare con le mani abbassate, come adesso diciamo così è stato incrociato con il gancione largo da parte di Rodriguez. Però una prima ripresa, a mio avviso, assolutamente a favore del nostro portacolori, seguito all'angolo dal direttore delle squadre azzurre Emanuele Renzini e dal maestro Gennaro Moffa. Gennaro Moffa. C'è anche, diciamo, anche l'altro assistente coach, il maestro Riccardo D'Andrea. Questa è una cosa che la spieghiamo, perché
tre tecnici sono importanti, perché due seguono, certo, all'angolo, l'altro deve prepara il pugile che deve seguire dopo. Sono cose che ti ho insegnato io, dillo, Biagio. No, ma assolutamente, anzi. Scherziamo, Biagio ha fatto due Olimpiadi. Anzi, lo l'alternanza diciamo poi a, devono... A chi non ha molta memoria, Biagio Azzurro, due Olimpiadi all'angolo con Patrizio Riva, ma soprattutto tanti, tanti angoli in quella box vesuviana del papà, maestro Lucio Azzurro, che salutiamo con un affettuoso abbraccio. Così come dobbiamo salutare la presidente della box vesuviana, no, la segretaria. Però segretaria a tutto fare, segretaria a tutto fare. È iniziato il secondo round subito con questo bel gancio destro di Rodriguez. Bello, poi la bravo, risposta bravo con Acosta, diretto sinistro adesso di Acosta, ancora l'uscita sulle, dalle corde, sempre con le mani su. Sta cercando di essere più incisivo nella, nell'azione il portoghese Rodriguez. Lo doveva fare, doveva dare più ritmo Biagio. No, perché all'angolo sicuramente l'hanno spronato a fare di più, perché il ragazzo lo sta facendo, non sta avendo grandi risultati, perché un po' dovuto alla bravura di Acosta e un po' dovuto anche al... posso dire che è un po' lento nell'azione il portoghese, sì. Però è bravo il nostro rappresentante a non farsi mai trovare, deve tenere sulle mani, mi raccomando. Acosta, bravo, un gancio destro corto sull'attacco dell'avversario, bravo, bravo Acosta, bella. Sì. Bella azione proprio quando ha forzato l'azione, bello improvviso, preciso il colpo di proprio mentre Acosta. Ha forzato l'azione il portoghese, bravo, bravo Acosta. Sì, giustamente si è aperto molto di più Rodriguez, ha accettato la battaglia, adesso non mi sembra che abbia ripreso, non ha ripreso al 100%, è ancora, diciamo così, non lucido appieno, anche sta se mettendo quei colpi a non vedere, quei cancioni larghi a non vedere, più diciamo l'impeto d'orgoglio di questo ragazzone portoghese che sta andando avanti, però comunque fa un lavoro che asfissiante, che va avanti, e quindi deve stare sempre in campana il nostro bravo Acosta. Bel destro lungo da parte di Acosta, di nuovo adesso un gancio destro, è più fermo adesso Rodriguez, diventa un bersaglio più facile da parte di Acosta. Si muove molto bene, costringe praticamente, ecco, adesso, però sulle mani Acosta. Gancio, sì, adesso dovrebbe proteggersi un non po'. non deve rischiare niente, perché questi sono i cosiddetti colpi della disperazione o della domenica, come si suol dire, che possono essere veramente dannosi e lesivi per il nostro ragazzone. Dobbiamo dire che questo round, questo secondo round, effettivamente Acosta inizialmente ha sfruttato forse la spinta un po' sconsiderata di Rodriguez, ha trovato quel bel gancio sinistro, un colpo che ha costretto la signora Rizzardo a contare, quindi anche questa seconda ripresa, per quanto mi riguarda, l'assegnerei ad Acosta. Tra le altre cose vediamo anche due facce diverse agli angoli, mentre D'Acosta è molto vivo, vispo, accusa un po' di stanchezza invece Rodriguez, Biagio. Certo, guarda che poi anche quando poi sei costretto a subire un colpo dove c'è un conteggio, un bel colpo da parte di D'Acosta, naturalmente le doti di recupero non è che siano sempre immediate in base ai soggetti,
Però questo ragazzo ancora ci prova, è encomiabile la sua voglia di poter portare a casa il verdetto. È costretto anche a prendere qualche colpo in più da Costa, che però il match continua ad avanzare, continua ad essere comunque un pericolo per il nostro portacolori, che comunque è sempre attento, è sempre preciso, esplosivo in questo gancio in sinistro, gancio sinistro che porta veramente bene. Ancora uno Scambio scarico molto bello, molto bello. improvviso, bel montante sinistro lungo da parte di Acosta, assorbito parzialmente da parte di Rodriguez. Adesso si sta muovendo sulle gambe, è quasi un pugilato accademico da parte di Acosta. Ha capito che oltre a portare a casa il verdetto è sicuramente padrone del match, anche se io dico sempre che il match finisce alla fine dell'ultimo Gong. secondo, alla fine No, è del così gong anche finale. perché Acosta adesso diciamo sta facendo un movimento maggiore, però sinceramente forse quelle braccia abbassate, quella guardia non troppo alta, Biagio, è un po' pericolosa, quindi deve lavorare anche su questo aspetto, il pugile ligure, ricordiamo vice campione. Adesso ha subito un Sì, bel adesso gancio nell'uscita ha subito un sinistro. gancio, non deve strafare assolutamente, perché mi sembra poi, ti dico, anche mancanza di rispetto da parte Bello dell'avversario. Adesso ancora si lui, sì. incrocia, è costretto ad indietreggiare, bel match, bella terza ripresa, ha finito alla grande. Sì. Ha avuto questo bel sussulto, applaude il pubblico del Para Rossellino. Una bella gestione con personalità e anche con un'azione ripetuta, sempre diciamo viva. Ecco, vedete che il maestro Moffa gli sta facendo notare che deve stare attento proprio a non rilassarsi con diciamo queste mani senza abbassarle troppo, tenere sempre la guardia pronta. Ecco il verdetto. Quindi il primo punto di questa sfida Italia-Portogallo. Sì, non ci sono dubbi, sicuramente. Il verdetto è. Dovrebbe andare a Acosta Joan Sanabia. Ricordo vice campione italiano in carica, Elite, negli 86 kg, campione l'anno scorso a Chianciano Terme. Sarà il presidente del Comitato Regionale Calabria, il dottor Dottor Fausto Fausto Sero. Sero, e il sindaco di Potenza, dottor Mario Guarente. Intanto avete visto l'esplosione di gioia sia di Acosta che del pubblico del Pala Rossellino per la vittoria. Il primo punto quindi va all'Italia. Ecco il dottor Fausto Sero,
Intanto dobbiamo salutare il nostro carissimo amico Andrea Foti dalla Sardegna, doveva essere qui con noi, poi per problemi di aerei non è potuto arrivare qui a Potenza. Lo salutiamo, Andrea Foti, lui è il papà, il grande Albino Foti, quindi anche questo ci sarà seguendo, quindi ci farà piacere, così come ecco la fotografia ufficiale di questa prima sfida vinta da Acosta su Rodriguez, primo match in archivio, Italia in vantaggio 1-0 sul Portogallo, il primo punto lo ha portato Joan Acosta Sanabia negli 86 kg. Adesso invece si intervallerà un match femminile, sarà la volta di Susi Canfora, Assunta Canfora all'anagrafe Susi per il mondo del pugilato, 63 kg, se la vedrà con Miriam Rautenberg che sarà all'angolo blu. Assunta Susi Canfora è reduce dal torneo proprio in Portogallo dove ha ottenuto un magnifico bronzo, in precedenza la ricordiamo anche ai giochi del Mediterraneo, anche lì medaglia di bronzo, un atleta che ha conquistato l'argento in Polonia, un altro torneo internazionale, quindi è un atleta Susi Canfora che la ricordiamo è stata vincente fin dall'inizio, arrivò al guanto d'oro grande, solo grande tenacia, grande volontà, una ragazza che ho visto nei suoi primi passi quando era un atleta che molte volte spesso si allenava anche alla box vesuviana e ha avuto sempre una grande determinazione. Quando era allieva del maestro Rosario Colucci. Con il Colucci. Maestro Colucci, sì. Poi è passata alle Fiamme Oro. E ha avuto sempre una grande determinazione. Quindi ha fatto passi da gigante. Meriterebbe anche lei di lottare, e lo farà, per il sogno olimpico. Quindi è da monito per tante ragazze e ragazzi che la seguono anche in questo momento. A proposito di questo, voglio salutare tutti, ho ricevuto poco fa un messaggio WhatsApp, voglio salutare i ragazzi della squadra azzurra che stanno seguendo in camera di Michele Baldassi, stanno seguendo le gesta dei loro amici, loro che compagni. Fino all'altro ieri si sono allenati insieme lì ad Assisi. Quindi ciao ragazzi, ciao Michele, un abbraccio a tutti. Categoria Elite femminile 63 kg, all'angolo rosso c'è l'azzurra Assunta Susi Canfora, all'angolo blu c'è per il Portogallo Miriam Rautenberg. 63 kg è la seconda sfida di questo confronto fra Italia e Portogallo. Dopo il primo match l'Italia, grazie alla vittoria di Acosta, conduce per 1-0. Dobbiamo dire anche il percorso di Susi Canfora, grandi allenamenti, grandi sacrifici anche per raggiungere quello che lei ritiene in questo momento il peso italiano ideale, 63 kg. Sì, diciamo che all'inizio poteva sembrare una scommessa, poteva sembrare quasi una metafora fare questo peso, mantenerlo, invece ha avuto dei grandi risultati negli ultimi 2 anni da quando appunto milita nella categoria dei 63, e pensare che ha iniziato la sua carriera, ricordo benissimo appunto quando era un peso medio a 75 kg, quindi quando parlavo di determinazione, di volontà, mi riferivo anche appunto a questo.
solo chi ha questa grande volontà ferrea, una grande determinazione, e che i ragazzi che vogliono raggiungere un sogno, quello olimpico, i sacrifici passano anche dal peso. Debbono avere anche questa questa determinazione. Sono 98 incontri quelli disputati da Assunta Susi Canfora, 62 vittorie, 2 pareggi e 34 sconfitte, però diciamo che veramente ha vinto tutto, 4 Quattro d'Ori, 5 titoli italiani, si è guadagnato diciamo il posto in nazionale. Adesso ha anche una bella dimensione internazionale, come facevi notare tu, sempre a podio negli ultimi 3 tornei, considerato anche i giochi del Mediterraneo, quindi un percorso che ovviamente andrebbe impreziosito con quello che è il sogno olimpico, diceva il sogno Irma, di tutti. Diceva Irma oggi in un'intervista che bisogna anche essere scaramantici, quindi non pronunciare la parolina. Sì, è vero che Susi gli ha fatto ostruzione, gli ha abbassato la testa, ma mi è sembrato senza, che c'è stato anche il colpo senza cattivare. Adesso riesce la Rautenberg sì, a piazzare un gancio adesso parzialmente evitato da Susi, però Susi sta entrando diciamo sempre così, con il destro, il match lo sta tenendo lei, lo porta lei avanti, è molto mobile, è sciolta nelle azioni. Finisce il primo round. Nella fase finale del round abbiamo visto Susi Canfora accelerare, mettere soprattutto più volte il destro, sia in gancio che diretto. Una ripresa quindi gestita sì, molto, alla perfezione da Susi Canfora. Ti dico molto molto sciolta nei movimenti Susi, brava. Penso che la ripresa l'abbia sì, sicuramente, se l'è aggiudicata sicuramente. Ha peccato solo una volta, ma su un gancio dell'avversario, ma ci sta, una ripresa di 3 minuti non può essere a livello internazionale, a livello di squadre azzurre, essere un match a sensi unici. Inizia il secondo round in questo momento. Susi Canfora, Italia, è all'angolo rosso, mentre Miriam Rautenberg è all'angolo blu per il Portogallo. È sempre la Susi Canfora che fa partire l'azione, agisce di rimessa alla portoghese Rautenberg, però non trova mai il bersaglio, non trova mai il colpo, ci smentisce subito con questo diretto destro da parte della Rautenberg, uno dei pochissimi colpi che però riesce a mettere in a segno, diciamo colpo tra le altre cose non troppo potente. Ancora invece il bel gancio sinistro della Susi Canfora in uscita, poi riparte con il destro, abilissima a rientrare Biagio Susi. Sì, ripeto, la Rautenberg, come si chiama, è un nome quasi un po' tedesco, non mi sembra un nome portoghese, ha attacchi improvvisi, che però Susi è brava. Adesso c'è un attimino un abbraccio un po' troppo affettuoso, affettuoso al limite del regolamento, cioè fa questi attacchi improvvisi, sornioni, quasi nei momenti di studio attacca la portoghese Miriam Rautenberg, però Susi non si fa trovare impreparata, anzi
semi spostamento all'indietro, rimetti i colpi e sciolta, ripeto, sto molto preferendo, è cambiato molto pugilisticamente, il suo livello si è alzato ulteriormente, soprattutto perché è molto sciolta nell'azione. Ancora Susi Campora che alterna diretti con ganci, adesso avete visto è rimasta con il sinistro proteso, è stata abilissima a riprendere il tempo e a trasformare quel diretto sinistro leggero in un bel gancio. Non manca ancora, adesso però incassa un gancio destro da parte della Rautenberg, però subito restituisce il mal tolto Susi Campora. Colpi sì, sporadici quelli della portoghese, azioni ben coordinate invece da parte di Susi Campora. Finisce anche questo secondo round. Stavi dicendo Biagio, scusami. Allora, ripeto, può sembrare un match facile per la Campora, ma non lo è. L'avversaria, ripeto, ha questo attacco improvviso, quasi nei momenti di studio attacca, e quindi Susi deve stare sempre molto vigile, molto attenta, perché non è che l'avversaria gli fa un tipo di pressione o ripete sempre la stessa azione, quindi brava Susi ad essere attenta, ad essere vigile, a non farsi trovare impreparata. È sempre pronta a replicare, sempre pronta a coordinare l'azione. Ultima ripresa, ultimi tre minuti, fino a questo momento il match ritengo sia saldamente nei sì, assolutamente sì, assolutamente sì. A questa Susi è una di quelle azzurre che stanno in guardia con la mano sinistra sempre alta e sempre attenta, non che le altre non le facciano, lei però è ben impostata, e quindi anche se qualche volta, che lo dico per tante volte, si dice che gli azzurri possono avere le mani basse, sì, c'è un atteggiamento, ma quello è un atteggiamento di invito, quindi molte volte Susi, che la conosco bene, è sempre bene in guardia. Se in questa fase può sembrare che abbassa la guardia, come in questo momento appunto, è per invitare l'avversario a farsi attaccare per poi lei rimettere i colpi, quindi fatto un po' potrebbe anche essere considerato una strategia, è una strategia, è questo che molte volte non si vuole comprendere. Molte volte questa è una strategia. E viene travisata. Viene travisata come una mancanza di rispetto da parte verso l'avversario. Adesso c'è richiamo del signor Palmieri per la Rautenberg. Sì, è protende la testa in avanti, anche se Susi in questo caso la diciamo così un po' trattenuta, abbassata la testa. Ma questa trattenuta a volte serve proprio a bel destro di Susi, ottimo, la incrocia, adesso vedi il lavoro che ti dicevo, la sta quasi invitando. Sono stato buon profeta con quella mano, diciamo così, più la sta invitando. È sciolta sulle braccia, sulle gambe, brava Susi, malgrado non sia perfettamente in questa fase della preparazione, non ci si può essere al 100%, però sta dimostrando tutto il suo valore in questa conduzione del match. Penso che possa essere soddisfatto anche Renzini e Gennaro, Moffa, anche se adesso all'angolo giustamente c'è, come dicevamo prima, per una questione di alternanza nel lavorare con la squadra e non con un singolo atleta, all'angolo insieme ad Emanuele c'è Riccardo D'Andrea. Con Riccardo ho un grande rapporto, nato appunto quando con lui abbiamo seguito insieme la World Series Boxing dell'Italia Thunder,
un ottimo tecnico meticoloso, molto attento quando c'è da lavorare, da stare vicino ai ragazzi prima del match, e nella preparazione tutta. Quindi un ottimo binomio quello Renzini, D'Andrea e Renzini Moffa. Finisce la sfida fra Susi Canfora e Miriam Rautenberg, Io saluto, anche questo match. ci Vai in vediamo dopo perché archivio. dovrei andare a premiare Noi ti Rabat. ringraziamo, Sicuramente a Biagio. dopo. Grazie a te, A Remo, è dopo. sempre un piacere Grazie, dividere il microfono con te. lasciamo a Biagio Azzurro il compito di andare a premiare le due atlete, Susi Canfora e Miriam Rautenberg. Susi Canfora dovrebbe avere conquistato questa vittoria, sarebbe il secondo punto per l'Italia. Intanto, come potete vedere dai vostri teleschermi, ci ha raggiunto in postazione il vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana, Fabrizio Baldantoni. Buonasera Fabrizio. Buonasera Remo, buonasera agli amici da casa. Aspettiamo la programmazione, poi seguiranno la cerimonia di premiazione sul ring. Eccolo qua il verdetto. Quindi secondo punto per l'Italia, ce lo consegna Susi Canfora. Fabrizio, un momento importante. Tu hai detto che non poteva iniziare nel migliore dei modi anche l'anno di potenza capitale europea dello sport. Hai iniziato con il pugilato, una manifestazione preparata nei dettagli dal maestro Peppe Gruosso, grazie anche al sostegno e alla collaborazione della Federazione Pugilistica, ma soprattutto anche da parte tua e dell'altro consigliere Marco Consolati, che effettivamente avete dato una grossa mano. Certo, Remo, oggi in due vesti, in veste di vicepresidente vicario della nostra federazione, quindi in queste vesti appunto, e anche in veste di ex atleta con scarsissimi risultati Della sportivi box della Box Potenza. Potenza. Io sono di Potenza, sono cresciuto con Peppino Grosso, dall'età di 15 anni, quando sono entrato per la prima volta in palestra, poi ho proseguito. E negli anni poi ho scelto un'altra via in quanto, diciamo, la carriera atletica non era fatta per me. E quindi questa sera qui a Potenza finalmente siamo riusciti a mettere su uno spettacolo così importante. Oggi abbiamo scritto una pagina della storia sportiva e pugilistica per Potenza. No, ma quello che è importante far notare, vedere, è vero, è una sfida internazionale, ci sono grandi nomi, Alessia Pesiano, Susi Canfora, Irma Testa, Lenzi, Erika Pruciandaro, però vedere un palazzetto, siamo arrivati quasi al tutto esaurito, quindi possiamo dire 1.600 persone presenti sugli spalti. Parterre qui pieno, tante personalità, una bella risposta anche degli sportivi potentini e di tutto il mondo del pugilato, perché l'abbiamo detto, abbiamo quasi tutti i presidenti o rappresentanti dei comitati regionali, anche dalla Liguria è arrivata la Consuelo Dessena, quindi è una bella risposta. Possiamo dire che inizia bene l'anno per quanto riguarda la voglia di pugilato, Fabrizio. Assolutamente sì, soprattutto a Potenza, soprattutto a Potenza. Potenza, a Potenza il pugilato piace, era una manifestazione fortemente voluta anche dall'amministrazione comunale che ci ha sostenuti, dai numerosi sponsor che sono intervenuti, dal team organizzativo della Box Potenza, e devo dire anche in federazione c'è stata una grandissima disponibilità a partire dai tecnici che proprio in questo periodo di preparazione per dei ragazzi per le qualifiche olimpiche hanno deciso di fissare questo appuntamento, e quindi il primo mattoncino l'abbiamo messo proprio qui a Potenza.
diciamo, non era facile organizzare dopo solo un primo ritiro, quindi mi unisco anch'io ai complimenti per coach Renzini, D'Andrea e Moffa che sono qui presenti, ma anche tutti quelli che sono impegnati a Lota, a Agnuzzi in questo momento ad Assisi. Non era facile dopo il primo ritiro portare qui una formazione altamente competitiva. Abbiamo già visto due belle sfide, due atleti in forma, sia Susi Campara che Acosta hanno veramente dato spettacolo. Qualcuno, diciamo, di Palatofino potrà dire: è vero, gli avversari non erano diciamo delle saette, però questo ha poca importanza. Certo Remo, i ragazzi sono anche in fase di carico, quindi non è il periodo forse migliore per poter effettuare dei match, e quindi dobbiamo anche fare i conti con la realtà. Il picco della performance non ce l'hai sempre durante tutto l'anno, ci sono dei periodi di preparazione nella quale non si è al 100%, ma nei quali magari un appuntamento così per rompere il ghiaccio è utile per i più bravi, i già più esperti, sicuramente per tenersi in forma, e per i più piccolini, perché stasera è pieno di giovani promesse, un parterre abbastanza ricco di giovani promesse, e sono le prime occasioni, i primi appuntamenti per farsi le ossa. Presentiamo quindi la terza sfida in programma, è quella dei 54 kg Elite. Per l'Italia all'angolo rosso c'è Federico Serra, per il Portogallo all'angolo blu c'è David Pina. 54 kg, Federico Serra, veramente un inossidabile possiamo dire, un ragazzo che è veramente uno spettacolo vederlo allenare. Adesso si lascia sorprendere da un gancio sinistro di Pina, però sicuramente non sono questi i colpi che rallentano l'azione di Federico Serra, che vedete continua a spingere. Federico Serra l'anno scorso non è riuscito a fare le qualificazioni olimpiche, ci punta quest'anno con grande determinazione, anche adesso deve stare attento, si è scoperto due volte quando ha tentato di attaccare. Molto rapido nella reazione David Pina, portoghese all'angolo rosso, fa anche molto movimento, proprio un bel montante sinistro Federico Serra, ancora una schivata, un'uscita veloce da parte di David Pina, allunga il diretto destro il pugile portoghese. Ancora, diciamo, non ha trovato tempo e misura Federico Serra, però è veramente un'anguilla, possiamo dire, sì. Questo David Pina, molto rapido nella schivata, quasi uno scatto, sembra uno scatto a sfuggire, invece molto bravo adesso Federico Serra, due volte con il gancio sinistro, c'è la risposta con il destro da parte di Pina. Questo ci sembra un match un po' più equilibrato rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Sicuramente una bella sorpresa anche questo pugile portoghese. Adesso c'è diretto. Però bel destro di Serra, sinistro ancora di Serra, che adesso finalmente sta trovando tempo e misura. È partito molto motivato Federico, già sin dalla conferenza stampa ha manifestato la voglia di fare bene questa sera e di iniziare al meglio il suo percorso per la qualificazione. Ecco, da vicepresidente sicuramente non potrai non fare coro e dare eco a quello che sta predicando il presidente Flavio D'Ambrosi, che sta diciamo invitando tutti a concentrarsi su quello che è il programma agonistico preolimpico, perché veramente c'è voglia di riscatto. Adesso è stato bravo Serra a evitare il ritorno
di Pina. Ho iniziato un po' sottotono, sì, qualche difficoltà a trovare la misura Federico Serra, poi però nel prosieguo, nella fase centrale del round, ha trovato di nuovo tempo e misura, ha messo a segno dei bei colpi, quindi nel finale ha cessato un tentativo di reazione da parte di David Pina, però a me è sembrato che Serra sia riuscito a gestire bene questo tentativo, questa sorta di assalto di David Pina. Dobbiamo ringraziare anche un supervisor d'eccezione, Sebastiano Sapuppo, che affianca Carlo Racioppa, è il commissario più anziano del Comitato Puglia, addirittura tessera numero 1. Nella vecchia codifica SIF lui aveva la tessera numero 1. Ricordo questa cosa perché sono stato presidente del Comitato Puglia e Basilicata ed è stato un grandissimo collaboratore. Medico di questa riunione è il dottor Giuseppe Ferraro. E intanto è iniziato il secondo round con David Pina che sta cercando di osare qualche cosina in più. Questo, diciamo, favorisce anche il tempismo di Federico Serra, avete visto, due volte con il sinistro. Poi è Pina che si butta quasi all'assalto. Bellissimo questo diretto sinistro di Federico Serra, che ha fermato, stava tentando l'attacco David Pina, invece quel sinistro ha fermato, poi parte molto veloce, tende a buttarsi però non porta colpi David Pina, quindi è facile per Federico Serra lavorare non proprio di rimessa ma con delle belle risposte. Prende sempre il tempo, anche visto come in questo caso una serie di tre colpi destro, sinistro e destro per il pugile sardo. Federico Serra, che prima di entrare nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro è stato anche tesserato in Campania per la Olympic Planet del presidente Gianluigi Moffa, fratello del attuale assistant coach Gennaro Moffa. Adesso ha trovato, diciamo, il modo di gestire il match, ordinarlo, sicuramente sta ordinando meglio le azioni Federico Serra, sta facendo anche con una buona precisione. Adesso, diciamo, rimane un po' fuori, diciamo, fuori azione, ha portato azione andando a vuoto e ha rischiato rimanendo fermo, però poi grazie anche alla sua esperienza è riuscito anche a riprendere. Ancora questo montante, questa volta al corpo, il montante sinistro di Serra, prova una reazione sinistro-destro Pina, che però non va a segno, va a segno invece in conclusione questo bel gancio destro. Bellissima ripresa anche questa. Sicuramente senza nulla togliere agli altri due, ma dobbiamo dire che c'è stato più equilibrio in queste prime e seconde riprese, perché Agosta ha fatto un bellissimo match, però ha trovato subito i colpi che hanno frenato il pugile Rodriguez, mentre invece Assunta Susi Canfora, diciamo, era nettamente superiore, sì, a Miriam Rautenberg, anche se non ha mai dato la parvenza di superficialità, ha sempre portato avanti il suo pugilato. Questo invece è un match, almeno in queste prime due riprese, che è abbastanza equilibrato, con Serra che però ha fatto vedere di che cosa è capace.
Eccola qui, ultimi tre minuti di questa sfida. Federico Serra, ve lo ricordo, lo potete leggere anche sul vostro teleschermo in basso a sinistra. Grazie sempre in regia alla nostra squadra di tecnici della FP Servizi, Francesco Valeri, Valerio Fioroni e Giovanni Raeli. Un saluto e un ringraziamento alla responsabile dell'ufficio comunicazione e marketing della federazione, Michela Pellegrini, e ovviamente l'instancabile Tommaso Gregorio Cavallaro, che diciamo tiene aggiornato il sito federale, il social manager della nostra federazione. Ha ormai preso la misura il nostro pugile. Questa terza ripresa, vedete, sta trovando sempre il tempo per mettere i suoi colpi. Bello comunque questo montante di Pina, montante sinistro che finisce al corpo, poi lo riprova anche Serra. Adesso si abbassa un po' troppo pericolosamente il signor Pierpaolo Avorio, arbitro calabrese, figlio del grande maestro Ciccio Avorio. Anche il maestro Avorio, un'istituzione per il pugilato della Calabria. Fabrizio. Sì, io lo conoscevo personalmente, un grandissimo maestro, un innamorato dello sport. Lui aveva messo su una meravigliosa polisportiva lì da loro, a Castrovillari. Una grande persona, ci manca davvero tanto. Soprattutto era molto vicino a Peppino Grosso, alla Box Potenza, io così l'ho conosciuto. È stato un grande amico e soprattutto un grande maestro. La Box Castrovillari, dobbiamo dire che poi non è difficile essere amici con il maestro Peppino Grosso, sicuramente in tutta Italia apprezzano soprattutto la signorilità, la sportività e il lavoro, perché quando gli viene chiesto di fare un lavoro, il maestro Grosso sicuramente è una persona che dà sempre qualche cosa di più oltre il cuore. Ultimi 25 secondi di questa sfida, che in questo secondo, questo terzo round sta forse segnando maggiormente la superiorità di Serra. Fine del match. Finito questo incontro. Aspettiamo il verdetto, poi liberiamo il vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana, Fabrizio Baldantoni, che ci ha accompagnato durante questo match di Federico Serra contro David Pina. Bel match. Sicuramente le prime due riprese sono state altamente spettacolari. La prima ripresa con cui Serra ha dovuto sudare un attimino per trovare le misure, quando le ha trovate nel finale del primo round e soprattutto nella seconda ripresa ha macinato azioni e colpi. Terzo round gestito da grande esperto. Ecco il momento del verdetto. A premiare Serra e Pina ci sembra vedere la consigliera federale Mariangela Verna, già presidente del comitato regionale Abruzzo. Ecco il verdetto. Verdetto assolutamente corretto. Terzo punto per l'Italia. Fabrizio, noi ti ringraziamo, ti lasciamo fare il padrone di casa e anche ovviamente
le veci del nostro presidente Flavio D'Ambrosio. Davvero grazie a te Remo, perché poi chi lavora dietro le quinte non lo ringrazia mai nessuno. Io spendo due parole per te: sei un grande, hai voluto esserci, ci sei e ci regali sempre dei commenti tecnici assolutamente di rilievo, quindi grazie di cuore, buonasera a tutti. Grazie a voi per dare queste manifestazioni, queste opportunità di confronto di sport. E e anche di ritrovo per quanto riguarda grandi personaggi del pugilato. Vediamo il maestro Dellicarri, il maestro Cupri. Ecco, adesso ancora qualche selfie. Andiamo avanti con il quarto incontro, nella categoria dei 71 chilogrammi. L'idolo di casa, il pugliese Francesco Magri, pugliese di Taranto. Francesco Magri, campione italiano in carica, un bel recupero, un bel rientro per Francesco Magri. Alla grande, ha conquistato il titolo italiano appena 15 giorni fa, possiamo dire, a Gallipoli, ai campionati italiani. Intanto diamo la buonasera e il benvenuto al sindaco di Potenza, il dottor Mario Guarente. Buonasera sindaco, la vediamo contento, sorridente per questo palazzetto stracolmo e soprattutto per l'arrivo di questa nazionale. Sì, buonasera a tutti. In realtà sono ultra felice, anche perché la città di Potenza aspettava da 50 anni un evento di questa caratura, e francamente è un'escalation di emozioni, di adrenalina, vedere gli atleti sfidarsi su questo ring. Ed è anche molto bello lo sport nella sua accezione più nobile, vederli abbracciare alla fine del match è davvero straordinario. Il palazzetto è pieno come non mai e quindi è un turbinio di emozioni per la nostra città. Effettivamente, dicevo con Fabrizio Baldantoni, suo concittadino e anche vicepresidente, certo, della Federazione Pugilistica Italiana, che diciamo, non c'era modo migliore per iniziare l'anno di Potenza, capitale europea dello sport. Sì, purtroppo noi abbiamo vissuto l'anno di Potenza capitale europea dello sport nel 2021, che è stato l'anno della pandemia, un anno caratterizzato da tantissime rinunce, quindi questo è il riscatto di una città, è il riscatto dello sport potentino, di una comunità che si riappropria dei suoi impianti sportivi, dei suoi spazi, e lo fa con un evento davvero di grande rilievo. Bello anche, non dimentichiamo, la presenza del presidente regionale del CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio, e del suo collega pugliese Antonio Ciliberto. Il comitato regionale è Puglia Basilicata, io avrei detto Puglia Lucania, magari lei mi chiamerà brigante, sì lo sono. Siamo un po' tutti. È vero. Però diciamo, questo rafforza anche il momento sportivo di questa serata. E lo rafforza non solo sotto il profilo istituzionale, grazie alla presenza di queste persone e di ciò che queste persone rappresentano, ma credo che il grande successo di questa iniziativa sia quello di aver fatto comprendere che nel Mezzogiorno d'Italia c'è voglia di fare sport, c'è voglia di fare sport con le federazioni, con le associazioni, con i suoi rappresentanti istituzionali, tutti uniti a prescindere dal luogo in cui si tiene l'evento. Lo diceva poco fa un altro rappresentante del CONI nell'intervento che ha tenuto sul ring, che alla fine poco conta che gli eventi si tengano in Basilicata, in Campania, in Puglia, in Calabria. Vince lo sport, vince il Mezzogiorno con i suoi straordinari atleti, con le sue straordinarie manifestazioni.
Intanto il signor De Palma sta arbitrando questa quarta sfida. All'angolo rosso c'è Francesco Magri, bellissimo questo montante destro di Magri. Di fronte c'è Armando Nae, il portoghese. Due parole con su Magri le dobbiamo spendere, sindaco, un ragazzo che veramente prometteva tantissimo, poi ragioni di lavoro, di studio, sentimentali, lo avevano un attimino tenuto lontano dal ring. Quest'anno lo abbiamo rivisto prepararsi, lui e il suo maestro Aldo Cuero Tarantino, lo abbiamo rivisto prepararsi e arrivare prontissimo ai campionati italiani portando questo titolo italiano nel Comitato Puglia Basilicata. Francesco Magri è ritornato anche in maglia azzurra, ecco, vedete il face to face di questa mattina tra Magri e Nae, un primo round molto bello, un avversario ostico questo portoghese all'angolo blu. Magri ha comunque messo in moto subito il suo pugilato, abbiamo visto due bei colpi, un bel gancio destro e poi un montante destro. Potenza comunque, nonostante tutto, dobbiamo dirlo, grazie al maestro Grosso, ha sempre tenuto vivo il movimento pugilistico, sia con iniziative sia facendo grandi attività. Probabilmente sono lontani i successi pugilistici di un tempo, però mantenere vivo l'interesse per questa disciplina, sindaco, veramente un gran merito per il maestro Grosso. Assolutamente sì, Peppino Grosso, che è un nostro concittadino illustre, anche perché è un instancabile sognatore, racchiude appieno un aforisma che a me piace molto, che così recita: ci sono uomini che vedono le cose e si chiedono perché, altri sognano cose che non sono mai esistite e dicono perché no. Peppino Grosso è uno di quelli che dice perché no, che nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i tanti momenti duri che ha dovuto affrontare e vivere nella sua esistenza. Intanto, scusi, veramente una bellissima azione, si infuoca il match nonostante alle corde, vedete come i due pugili stanno veramente dando fuoco a tutte le polveri. C'è stato uno scambio molto bello con Magri, che sicuramente ha messo i colpi più significativi e anche più potenti. Dicevamo, sindaco, sul perché sia il perché no, anche sì, il pubblico si infiamma, diciamo perché sì e perché no. Peppe Grosso è uno, sì, che non ha, Peppe Grosso è uno che non ha mai rinunciato a rincorrere i sogni, e francamente da sindaco, da amministratore di questa città, ma da potentino, sono onorato di avere un cittadino che affianca l'amministrazione in tantissime iniziative, e se oggi siamo qui con questo splendido evento è sicuramente sì merito dell'assessorato allo sport e dell'assessore Blasi, che ringrazio, ma anche di Peppino Grosso, che ha profuso uno straordinario impegno. Bella adesso botta e risposta, prima il bel destro di Magri, poi la risposta con il colpo omologo di Nae. Sicuramente stiamo salendo di livello con match che stanno diventando più spettacolari, sia quello di Serra prima che questo di Magri adesso. Veramente un match, sta avendo un po' da fare proprio perché c'è grande foga, ancora con la testa un po' protesa Nae. Anche se dobbiamo fare i complimenti a questo ragazzo portoghese che sicuramente sta prendendo dei colpi, però prova sempre a rispondere colpo su colpo. Bella la reazione di Magri, che nonostante la schiena appoggiata alle corde riesce sempre a dare quel colpo in più per uscire bene dallo scambio. Adesso però adesso ha incassato un gancio sinistro Magri, finisce questa durissima seconda ripresa,
sindaco, veramente è uno spettacolo interessante e degno di questo meraviglioso pubblico stasera. È uno spettacolo straordinario ed è davvero un'emozione indescrivibile. Io direi buona la prima, quindi non ci tocca che lavorare per organizzare un'altra iniziativa di questo calibro, perché la città ha risposto bene, stanno rispondendo bene gli atleti e peraltro lo sport si sa è unione, è bello, ripeto, vedere che al termine dello scontro l'abbraccio tra gli atleti che si sono sfidati, questo credo che sia un segnale importante anche all'esterno. Noi stiamo vivendo a pochi passi da noi qualcosa che pensavamo non potesse mai più accadere, che è la guerra in Ucraina, e penso che anche lo sport possa dare un segnale di forte unione, di forte fratellanza fra i popoli. Quella fratellanza è racchiusa negli abbracci alla fine di ogni match. Il più bel terzo tempo dello sport, mi dispiace dirlo, ma ce l'hanno solo il pugilato e il rugby, ma quello del pugilato veramente è qualcosa di emblematico, come diceva lei. È un abbraccio sincero per dire: caro avversario, abbiamo lottato, però in fondo siamo atleti tutti e due. Intanto è iniziata la terza ed ultima ripresa, lamenta un colpo alla nuca Nae. Il signor De Palma lo invita a stare zitto dicendo: ho visto, valuto io. Ovviamente in questi casi va valutata la volontarietà e l'involontarietà, però che grande cuore questo Nae, è andato sempre avanti, ha preso dei colpi molto, molto significativi, anche molto potenti, ma Cric ha il pugno che fa male, lo ha messo, è anche stato bene, bello questo lancio destro, vedete, risposta con il montante sinistro. Grandissimo incontro questo di Francesco Magri e di Armando Nae, veramente molto bello e anche diciamo spettacolare, veramente grandi scampi. Ancora il montante sinistro di Nae a uscire. Peraltro vedo gli assessori gasatissimi, anche perché deve sapere che la box è lo sport più praticato nella mia giunta. Esatto. 3 assessori su 5 praticano box e sono l'assessore allo sport Blasi, il vice sindaco Michele Napoli e l'assessore all'urbanistica Antonio Vigilante. Vigilante me lo ricordo. Sono particolarmente appassionati e gasati per questo straordinario evento. Vigilante, ne abbiamo parlato, l'ho intervistato quando abbiamo fatto quella manifestazione proprio a inaugurare la bella piazzetta voluta proprio da lei nella piazza dei Comuni, lo ricordo, quest'estate. Esatto, una bellissima serata, e l'assessore Antonio Vigilante confessò questa sua debolezza di gioventù, dice che poi l'aveva abbandonata per un momento, poi l'ha ripresa di nuovo a livello amatoriale, quindi complimenti. Adesso è diventato papà da poco, quindi oltre a dare gli auguri immagino che stia combattendo sul ring dei pannolini. Com'è? Adesso c'è un richiamo ufficiale a Magri, effettivamente diciamo ci sono state delle scorrettezze, mi sembra un po' eccessivo il richiamo ufficiale, che potrebbe diciamo creare problemi a Francesco Magri. Ancora il gancio sinistro di Nae, match molto equilibrato, molto duro per entrambi i pugili, finisce con diciamo entrambi i pugili provati, molto stanchi, veramente durissimo. Abbiamo visto anche il sindaco applaudire, gli hanno strappato gli applausi. Adesso vedremo questo verdetto, forse questo è il match più equilibrato della serata. C'è anche un richiamo ufficiale che potrebbe creare qualche problema a Francesco Magri. Adesso
vediamo la proclamazione, poi ci sarà la premiazione. Eccoci pronti con i due atleti al centro del ring con l'arbitro, il signor De Palma, a premiare il presidente del comitato regionale Puglia Basilicata, il dottor Nicola Causi. Anche lui è un personaggio molto molto pittoresco nel pugilato. Ecco il verdetto. Nonostante il richiamo ufficiale, è Magri che realizza il quarto punto per l'Italia, 4-0. Un po' di delusione sul volto di Nae, ma questo hanno deciso i giudici. Ecco le medaglie. Le chiedo di rimanere ancora per un incontro, sindaco. Molto volentieri. Perché dopo avremo l'ex campionessa mondiale Alessia Mesiano sul ring, bronzo mondiale agli ultimi mondiali. Quindi ...4-0 per il momento per l'Italia, prima del quinto match. Quindi è il momento della sfida elite femminile 60 kg all'angolo rosso. C'è un momento, anche il saluto, sindaco, le istituzioni sono importanti. Sono fondamentali. E anche il lavoro che svolge la Commissione delle Pari Opportunità con la sua consigliera di parità e la presidente della Commissione regionale di parità è fondamentale. Quindi le ascoltiamo, diciamo, questo sport, diciamo, anche questa serata è una dimostrazione di parità, diciamo. Certo. Sono stati 4 incontri femminili e 5 maschili, quindi più pari opportunità di questo non si può. Ecco anche la dottoressa, la Pipponzi, la consigliera di parità. La consigliera di parità sta ringraziando per l'organizzazione e, ecco, vedete, sta puntualizzando che anche le donne possono fare questo sport con la stessa determinazione, senza differenza di genere. Quindi, ecco, non ci sono lavori per uomini o per donne, ma lavori per uomini e donne e sport per uomini e donne. Belle parole, sindaco. Sì, la consigliera di parità Pipponzi, l'avvocato Pipponzi, profonde da anni uno sforzo straordinario per provare a rivendicare con orgoglio una parità che molto spesso è pronunciata e propagandata ma poco applicata. Adesso sta intervenendo la presidente della Commissione Pari Opportunità, la dottoressa Perretti. Ecco, effettivamente sta dicendo che è un momento importante perché diciamo, non si stanno subendo più gli stereotipi di un sistema sociale che effettivamente penalizzava molto le donne. E diventa anche messaggio sociale questa bellissima riunione, sindaco. Ma deve esserlo, ripeto, il vero successo dello sport non è soltanto la mera prestazione atletica, che poi è frutto di uno sforzo sovrumano profuso dagli atleti, ma anche i messaggi che riesce a trasmettere. Lo sport arriva laddove non arriva la politica, laddove qualche volta non arrivano le canzoni, le poesie, arriva in tutte quelle case e quindi può
davvero mettere in campo una rivoluzione culturale come quella di cui stiamo parlando in questo momento, che nel 2023 può sembrare scontata, eppure ci sono delle zone del nostro paese, d'Europa e del mondo dove la parità del genere, di genere ancora deve essere rivendicata con forza. Grazie quindi anche per questo momento di appuntata riflessione. Adesso proseguiamo con il programma agonistico. Siamo in attesa del quinto incontro in programma. La categoria è quella dei 60 kg. L'angolo rosso, la già campionessa mondiale Alessia Mesiano, bronzo agli ultimi campionati mondiali, che affronterà la portoghese Carolina Ferreira. Ecco anche un omaggio floreale, il consigliere federale Marco Consolati consegna un omaggio floreale a queste due donne guerriere, possiamo dire. Foto in tutte le angolazioni, giustamente abbiamo gli spalti stracolmi, poi abbiamo anche parterre esaurito. Adesso è il momento del saluto del consigliere federale Marco Consolati, che ribadisce il primo appuntamento ufficiale della nazionale italiana di pugilato qui a Potenza, ospiti del sindaco Mario Guarente, che è qui al nostro fianco in postazione, ci è venuto a salutare, lo abbiamo rapito, ovviamente il padrone di casa, quindi deve fare anche il cerimoniere, noi lo stiamo costringendo con cuffie e microfoni. È un piacere, un onore stare qui con voi. Ecco, ecco il momento di annunciare la prossima sfida, Elite 60 kg, angolo rosso Alessia Mesiano, angolo blu Carolina Ferreira, quinto match in programma, la categoria è quella dei 60 kg. Dobbiamo fare i complimenti al sindaco anche per il servizio d'ordine all'esterno di questo palazzetto. Nonostante questa grossa affluenza, dobbiamo dirlo, non ve l'aspettavate, quindi gestire anche il sistema di abilità e parcheggi, qui che siamo proprio in prossimità anche della superstrada, veramente diciamo, il personale della protezione civile e gli addetti hanno fatto un grosso lavoro. Certo, ci stanno dando un grandissimo aiuto gli uomini della sicurezza, la protezione civile. Peraltro ci troviamo in una zona che sotto il profilo sportivo è molto importante per noi e per la nostra città. Questo è un palazzetto storico della città di Potenza e qui a pochi metri sorgerà a breve il più grande pump track del sud Italia, che è un luogo in cui si potrà andare con la BMX e con gli skateboard. È stato realizzato già il progetto esecutivo, è un'opera che è stata finanziata all'interno del PNRR e quindi un altro pezzo del puzzle dello straordinario mondo dello sport sarà giunto a pochi passi da qui.
quindi questa diventerà proprio la collina dello sport. È bella vederla dalla piazza dove c'è quel simulacro, dovrebbe essere San Gennaro. San Gerardo. Sì. Quindi il nostro da lì santo si patrono. Vede proprio questa collina con questi impianti sportivi. Intanto è iniziato il match, angolo rosso Alessia Mesiano, angolo blu Carolina Ferreira, 60 kg, quinto match, grandi qualità quelle di Alessia Mesiano, che dopo il titolo mondiale, dopo i podi europei, nazionali e internazionali, sicuramente anche lei mira alla conquista di un posto olimpico, quindi anche lei dovrà convincere il coach Renzini, che in questo match è accompagnato all'angolo da Riccardo D'Andrea, a provare a disputare i tornei di qualificazione. Quindi questo è il primo match dell'anno per Alessia Mesiano. Già, diciamo, vedete, grande esperienza e grande personalità. Bello questa azione destro-sinistra, ancora il calcio destro della Mesiano, che poi si libera con energia da una trattenuta. Subito al centro del ring, l'abbiamo detto, è impostato il match con buona personalità, non avevamo dubbi conoscendo Alessia Mesiano. Leggermente più alta Carolina Ferreira, però questo non sta creando difficoltà ad Alessia Mesiano nell'accorciare, nel portare i colpi. Adesso prova con qualche spostamento e anche con qualche diciamo qualche azione di spalle la portoghese, a evitare l'azione incessante di Alessia Mesiano. L'arbitro di questa sfida è la signora Maria Rizzardo. Parlando di donne, sindaco, questa è una delle nostre arbitre migliori, solo per aver scelto, questo è il ruolo della donna, aver scelto la maternità, non ha potuto provare a fare anche lei come arbitro le Olimpiadi, ma la signora Rizzardo veramente un'eccellenza nel mondo arbitrale. Ancora la Mesiano, quindi donne che si fanno valere, sindaco. Assolutamente sì, in uno sport che banalmente si pensa che sia lo sport maschile per antonomasia, ma oggi stiamo avendo la dimostrazione che non è così. Ci sono queste atlete straordinarie che sono affascinanti nei loro movimenti, ed anche la signora arbitro, insomma, ci dimostra che è uno sport che, come dicevamo poco fa, è aperto indistintamente a tutti. Quindi si è chiuso il primo round, un primo round dove io ho visto sempre la pressione di Alessia Mesiano avere ragione. Sicuramente stiamo parlando di una super campionessa, Alessia Mesiano. Anche perché, come dicevamo prima, sindaco, effettivamente avere delle eccellenze ti comporta la difficoltà a trovare avversari, perché poi le sfide, che molto spesso vengono considerate impari, non sono ben accettate dai maestri. Invece il confronto deve essere sempre libero. Non è facile trovare anche, diciamo, complimenti a questa Carolina Ferreira, che ovviamente sta affrontando una delle atlete di punta del pugilato italiano. Sì, e lo sta facendo con grande onore, con grande dignità, con grande energia.
come dicevo, è veramente affascinante guardarle nei loro movimenti, sembra una danza quella che stanno realizzando sul ring, eppure se le stanno suonando. Tra l'altro le devo rappresentare anche che la nostra Alessia Mesiano, l'atleta in questo momento sul ring, è stata, diciamo, protagonista di molte campagne di sensibilizzazione promosse dalla Federazione Pugilistica Italiana, curata dalla nostra responsabile dell'ufficio comunicazione Michela Pellegrini. Ha partecipato alla campagna Provaci con me, le mamme vanno difese, ha partecipato alla trasmissione, a diverse trasmissioni televisive, tra cui Le Iene. Quindi Alessia Mesiano veramente è un atleta a 3600 gradi, per esagerare. È un atleta quindi non solo sul ring ma anche nella vita, per i messaggi che sì, cerca di trasmettere, sfruttando nell'accezione più positiva del termine la sua immagine, la sua notorietà, ed è quello che dovrebbero fare molti. Ecco perché, come vi dicevo prima, io credo che lo sport possa essere lo strumento per diffondere messaggi importanti, perché arriva laddove molti altri non arrivano. Sì, molti altri fattori a volte passano inosservati, invece quando è una campionessa come la Mesiano, come Irma Testa, come Assunta Campara, quando arrivano questi messaggi da persone che sono, diciamo, rappresentativi, in particolar modo nel pugilato, rappresentative di orgoglio e anche di dignità. Bella questa schivata di Alessia Mesiano e poi il bel rientro, brava anche Carolina Ferreira a sfuggire. Ultimi 20 secondi di questa seconda ripresa, con Alessia Mesiano che ha tenuto in pugno, come si suol dire, il match fin dalle primissime battute. Non ha dato modo a Carolina Ferreira di reagire, che però, come giustamente diceva il dottor Guarente, sindaco di Potenza, ha provato in tutti i modi a tenere testa, non è che è scomparsa dal match, quindi ha cercato di rispondere, ma secondo il mio punto di vista, sindaco, troppo forte la Mesiano per questa avversaria. Andiamo verso il 5-0 per l'Italia, credo. Aspettiamo, perché nel pugilato, facendo i dovuti scongiuri, nel pugilato, sindaco, basta un colpo a volte per ribaltare diciamo tutto quello che di buono è stato fatto. C'è sempre bisogno di tenere alta l'attenzione fino all'ultimo gong. Eccoli qua gli ultimi 3 minuti dal via la signora Rizzardo. Ecco, adesso finalmente abbiamo visto Carolina Ferreira provare a reagire con un sinistro destro diretto. La Mesiano però subito è ritornata a pressare, a mettere pressione, destro della Alessia Mesiano che va a segno, riprova una partenza, sta usando qualche cosina in più Carolina Ferreira in questo terzo e ultimo round di questa sfida. Siamo anche alla terza ripresa, dobbiamo dire che effettivamente è anche un po' la forza, lo sforzo fisico che si fa sentire. Dobbiamo anche ricordare che sono, diciamo, in ripresa di lavoro gli atleti e le atlete azzurre, quindi è naturale che i carichi a lungo andare si facciano sentire. Quindi un leggero calo in questo avvio di terza ripresa ha dato coraggio a Carolina Ferreira, che ha messo qualche colpo. Ecco, adesso sta ammettendo e andando via.
Alessia Mesiano, che sicuramente non si è mai tirata indietro, cerca sempre di chiudere l'azione. Bello questa partenza con il destro di Alessia Mesiano, altrettanto bella la risposta con il sinistro di Carolina Ferreira. Ultime battute, mancano 40 secondi alla fine di questo incontro che Alessia Mesiano nelle prime due riprese ha letteralmente dominato. In questa terza ripresa la sua avversaria, la portoghese Carolina Ferreira, all'angolo blu sta usando qualche cosina in più, però vedete che nel finale Alessia Mesiano fa valere tutta la sua personalità e la sua esperienza, riportando i colpi. Suonano gli ultimi 10 secondi, finisce con Alessia Mesiano all'attacco, che pur lavorando anche in gestione porta a casa, secondo il mio punto di vista, anche questa terza ripresa. Quindi, come diceva lei, sindaco, si va verso il 5-0 per l'Italia. Quindi debutta a Potenza la nazionale con una vittoria. Assolutamente sì, peraltro mi sono pentito un secondo dopo averlo detto, perché sono molto scaramantico e quindi ho temuto di poter inficiare l'esito di questo round, che però insomma, Alessia Mesiano è più forte del Malocchio, era non solo il più forte del Malocchio ma era scontato insomma l'esito. Ecco il momento della proclamazione. Pronti per il verdetto, convinta Carolina Ferreira. Noi non è che siamo dello stesso parere dell'atleta portoghese, ha fatto solo la terza e l'ultima ripresa. A lettura dei verdetti in questo momento, eccoci qua, pronto il ring announcer Giulio Delli Paoli. Ecco. Quindi Alessia Mesiano porta il quinto punto per l'Italia. È stato un gran bel match. Ecco il presidente del comitato regionale Lazio, Adrio Zanoni, già arbitro internazionale, il signor Adrio Zanoni. Quindi questa premiazione, sindaco, io la ringrazio per la sua pazienza, le faccio i complimenti per quello che Potenza sta consegnando allo sport. Abbiamo avuto modo anche di dare una bella notizia, che questa collina sarà completata con un altro impianto sportivo. Noi ci auguriamo di ritrovarci insieme qui ancora per un evento di box, ma anche per tanti eventi di sport. Assolutamente sì, grazie a lei, grazie a voi tutti per l'ospitalità, per avermi concesso questo spazio. Viva la box, viva lo sport e viva l'Italia sempre, grazie. E viva Potenza, capitale europea dello sport. Grazie. Ecco la foto ricordo, simpaticissimo il sindaco di Potenza, veramente una persona che ha aperto le porte dell'istituzione. Anche oggi c'è stata una
una riunione straordinaria della Commissione Tecnica Nazionale e il sindaco di Potenza e la sua amministrazione hanno dato disponibilità offrendo la sede consiliare. Intanto ecco il Deus ex machina di questa serata, il maestro Giuseppe Peppino Bruosso, che saluta felice. Sicuramente sono stati gli ultimi 15 giorni, il progetto di organizzazione di questa manifestazione è partito già dallo scorso anno, poi diciamo negli ultimi giorni si è dovuto praticamente intensificare il piano organizzativo, il progetto organizzativo, grande ospitalità per le nazionali. Eccolo, un commosso Peppino Bruosso. Commosso e anche emozionato Peppino Bruosso, dopo speriamo di averlo qui con noi ai nostri microfoni. È un tecnico di pugilato, ex pugile, quindi veramente un personaggio che, come diceva il sindaco poc'anzi, ha ancora il coraggio e la forza di sognare. Una grossa accademia, la Box Potenza, gestita da lui, tecnico titolare, il maestro Giuseppe Bruosso. Adesso è uno dei migliori organizzatori a livello AOB del Sud Italia, veramente riesce a portare eventi di grande spessore qui in questa cittadina a Potenza. Abbiamo ricordato con il sindaco che ha inaugurato proprio una nuova piazza, la Piazza dei Comuni, una splendida piazzetta di Potenza, con una manifestazione di pugilato, una sfida fra Lucania e Calabria-Campania, un triangolare molto bello, quello che organizzò il maestro Giuseppe Bruosso. E anche questo evento sicuramente resterà per molto tempo qui nel ricordo dei grandi appassionati del pugilato e dello sport, perché ecco ancora diciamo il ring announcer Giulio Delli Paoli che sta ringraziando e ricordando diciamo il lavoro svolto da Peppino Bruosso. Speriamo di averlo qui ai nostri microfoni pure per giustamente dare spazio a chi ha realizzato questa splendida iniziativa, naturalmente ricordiamo in collaborazione con tutti gli sponsor, con l'amministrazione comunale di Potenza, con la Federazione Pugilistica Italiana e con soprattutto con il vicepresidente Fabrizio Baldantoni e il consigliere federale Marco Consolati, che sono stati vicini al maestro Bruosso. Sesto incontro della serata, la categoria è quella di 67 kg, l'arbitro è il signor Palmieri.
all'angolo rosso per l'Italia, lo vedete sulla sinistra dei vostri teleschermi, lo avete visto, all'angolo rosso per l'Italia ci sarà Gianluigi Malanga, anche lui pugliese d'adozione, diciamo, si è formato anche a Roma alla palestra di Simone D'Alessandri. Poi diciamo anche interessamento della polizia penitenziaria, anche questo un corpo dello Stato, un gruppo sportivo affidato al dottor Augusto Onori, che sta formando grandi campioni. Sono partiti anche il settore giovanile proprio nella capitale, affidato al campionissimo Mirko Carbotti, quindi complimenti a Augusto Onori e alle Fiamme Azzurre. Intanto Gianluigi Malanga se la sta vedendo con Giuseppe Bolella. Giuseppe Bolella, c'è un errore nella grafica, ce ne scusiamo. Giuseppe Bolella del Portogallo, angolo blu, che sta cercando di prendere in mano il match, leggermente più alto di Malanga, ma stiamo parlando di Gianluigi Malanga, un ragazzo molto dotato, anche lui campione italiano in carica dei 67 kg. Vedete come adesso molto intelligentemente Malanga sta portandosi sulla media distanza senza accorciare molto e provando a mandare a vuoto Bolella e mettendo questi colpi lunghi. Molto attento Malanga. Lascia avvicinare, poi vedete mette questo jab, poi improvvisamente Bolella prova ad attaccare, però Malanga è troppo esperto per lasciarsi condizionare da questo. Bello il sinistro è entrato nella guardia di Bolella, sinistro di Malanga, che poi continua a lavorare con il destro. La capacità di Malanga è quella di mettere i colpi indietreggiando sicuramente, però complimenti anche a questo Bolella che vedete è andato sempre avanti nella fase iniziale del primo round. Aveva spinto molto bene, era stato lui forse nei primi 30 secondi a provare gli attacchi più decisi, poi però è venuto fuori la classe e lo stile di Gianluigi Malanga. Intervallo fra la prima e la seconda ripresa, abbiamo visto Malanga soffrire leggermente nei primi 30 secondi, poi però venire fuori come è il suo solito, trovando la misura sulla media distanza, quindi per Bolella non c'è stato più spazio. Ancora il bel sinistro di Malanga, poi il gancio ad uscire, va sempre avanti il pugile portoghese. Malanga è molto bravo a non lasciarsi
assediare, come possiamo dire, non lasciarsi aggredire e rispondere molto bene, come in questo caso sinistro-destra, poi vedete grande movimento per il pugile pugliese della nazionale. Adesso c'è stato questo tentativo di Bolela, rimane un po' sbilanciato Malanga, prova ad approfittarne Bolela con un gancio destro, poi però è Malanga che ritorna a mettere il colpo e a indietreggiare, a rimettere la distanza giusta nei confronti del pugile portoghese, che tra l'altro ha una bella struttura, forse anche un allungo maggiore, così ci sembra da bordo ring. Bravo adesso a schivare Malanga, abbassandosi un po' troppo, poi ecco vedete non deve trattenere, dice il signor Palmieri a Gianluigi Malanga. È comunque da premiare questa condotta di questo pugile portoghese che si questo pugile portoghese che sta andando sempre avanti. È bello comunque vedere anche prima Naesh ha fatto una buona impressione, perché diciamo di fronte questi ragazzi italiani hanno molti match, tranne diciamo i 25 di Acosta, che pure ha dato una buona impressione, poi tutti quanti hanno superato abbondantemente i 60 match, per cui gli atleti portoghesi, accettando questo confronto, hanno dimostrato coraggio e determinazione. Vedete, è, diciamo, sicuro di sé, sciolto Malanga, finisce anche questo secondo round, anche questo gestito con buona padronanza da parte del pugile all'angolo rosso. Intanto abbiamo chiesto al vicepresidente della federazione Fabrizio Baldantoni se riusciva a farci venire per un saluto l'organizzatore, il maestro Giuseppe Grosso, organizzatore di questa splendida serata. Inizia il terzo ed ultimo round. Ancora con Bolela che prova ad andare avanti, sta mettendo veramente grande animosità il pugile portoghese, che adesso scarica anche due bei ganci. Malanga ritorna a mantenere la distanza, da mettere dei colpi da lontano che però non vanno a segno, vanno a segno invece questi qui sull'impatto della media distanza. Vedete, allunga bene i colpi, poi Bolela che ha spinto fin dal suono del primo gong. Ancora Bolela che cerca di mettere in difficoltà Malanga, che però sfugge dalle corde, poi lavora con il jab sinistro, il gancio destro di Bolela, prova il montante due volte Malanga, la seconda volta va a segno, non deve spingere. Bello questo
Gancio destro due volte, adesso però il secondo gancio è andato con l'interno del guantone, quindi colpo irregolare. Non si ferma un minuto. José Bolela non ha proprio dato un segnale di cedimento, ha spinto dalla prima, nemmeno un diciamo ha manifestato stanchezza. Palanga invece ha lavorato molto bene, lo abbiamo detto già, i nostri atleti stanno nella piena fase di carico, quindi è normale che possano dare qualche cosa in termini di stanchezza alla terza ripresa. Vedete che però ha ancora questa rapidità di spostamento, ma veramente Bolela ha spinto con grandissima determinazione, qualche volta diciamo ha messo anche dei colpi, quando li ha messi l'azione sua è sembrata diciamo estremamente efficace, però non sempre li ha messi. Adesso mette questo bel destro, ultimi 5 secondi con Malanga che si trattiene pericolosamente nell'angolo. Finisce questa terza ripresa, Malanga riceve i complimenti di coach Renzini. Adesso aspettiamo questo verdetto. Signor Palmieri che chiama a sé i due pugili, mostra il tricolore Gianluigi Malanga. Pronti per il verdetto. Vediamo che il signor Sapuppo sta controllando i cartellini. Pronta per la premiazione la presidente del Comitato Regionale Liguria, Consuelo De Sena. Ecco il verdetto. Vince Gianluigi Malanga, molto sportivamente. Bolela applaude, ovviamente ci ha provato in tutti i modi il pugile portoghese, però sicuramente ha trovato di fronte un avversario molto ben rodato, esperto, galvanizzato dalla recente conquista del titolo italiano, che ha confermato solo il suo stato di forma, perché non dimentichiamo i campionati europei, i tornei internazionali anche per Gianluigi Gigi Malanga. Ecco la foto ricordo. E adesso andiamo a seguire un fuori programma. Doveva essere un match anche questo inserito nella sfida fra Italia e Portogallo, poi l'avversaria portoghese non ha potuto raggiungere l'Italia per un'improvvisa indisposizione, quindi si è optato per un match nazionale, un national contest come direbbero
se fosse un match professionista, però avremo di fronte una grande promessa del pugilato italiano, già campionessa europea IUT, Erika Prisciandaro. La vedremo qui, diciamo, di sfruttare questo match sui 50 kg contro la campionessa italiana IUT in carica, Gabriela Laudano. Ecco, stiamo aspettando l'annuncio. All'angolo rosso ci sarà Erika Prisciandaro, fuori programma della box Modugno, allieva del papà Michele Prisciandaro. Quella che è la box Modugno, è una bella accademia, ricordiamo i titoli vinti da Davide Pascazio, da Davide Calculli, quindi nonostante la giovane costituzione di questa accademia, già ci sono praticamente dei bei successi, soprattutto con questa Erika Prisciandaro, che è partita da Modugno, ha vinto quello che c'era da vincere in campo nazionale e internazionale, poi è approdata alle Fiamme Oro, adesso è titolare della nazionale Under 22. Eccola annunciata all'angolo rosso, Erika Prisciandaro. Non possiamo dimenticare la mamma di Erika Prisciandaro, la presidentessa della box Modugno, la vulcanica Mara Vignola, che oggi ci ha fatto conoscere una sua giovanissima allieva, Roberta Caparossa, e ha detto adesso inizierà a combattere, vedrete che seguirà le orbe di Erika Prisciandaro. Noi facciamo i grandi complimenti alla box Modugno, al maestro Prisciandaro, che è all'angolo con la figliola, veramente un maestro molto dirigente e anche premuroso. Di fronte c'è Gabriela Laudano, Gabriela Laudano con il maestro Gennaro Marcone. Come abbiamo detto prima, Gabriela Laudano è campionessa italiana IUT in carica, ha compiuto quest'anno i 18 anni, quindi adesso anche lei sarà under 22. A fianco al maestro Gennaro Marcone c'è, abbiamo detto, campionessa italiana IUT 2022. I campionati IUT 2023 si terranno fine anno. Anche questa è una bella sfida. È vero che la giovanissima Laudano ha vinto il titolo italiano, però cimentarsi con un atleta dell'esperienza internazionale e nazionale come Erika Prisciandaro, che sicuramente sta rincorrendo in questa categoria dei 48 kg, oggi però combatte nei 50 kg, sta rincorrendo cercando di migliorare e superare, perché i record vanno superati. Quello che è il curriculum di Robertina Bonatti, l'atleta dei Carabinieri, che tanti successi ha dato al nostro pugilato. Ovviamente adesso Erika sogna di emulare e migliorare il percorso di Robertina Bonatti, però anche lei è molto giovane, quindi ci sarà un bel dualismo.
Bella questo 1-2 rapidissimo, ecco, vedete come rapidissimo 1-2 della Prisciandaro che coglie di sorpresa Gabriela Laudano all'angolo blu, ve lo ricordo. Intanto, come promesso, ci ha raggiunto in postazione il Deus ex machina di questa splendida serata, di questo splendido evento, il maestro Peppino Gruosso. Maestro, complimenti per quello che hai realizzato questa sera. L'abbiamo detto, ci stai lavorando dall'anno scorso, però gli ultimi 15 giorni sono stati veramente diciamo intensi. Il sindaco, il dottor Mario Guarente, ha detto: sono fortunato di avere un concittadino come Giuseppe Gruosso, perché ha il coraggio di sognare e di non chiedersi il perché deve realizzare i suoi sogni, ma li deve realizzare e basta. Rumori Stratoremo, stavo un attimo, stavi guardando, sì, il sogno, girato, sì. Purtroppo con Erika Prisciandaro si è fermato lo sguardo. Sì, sono contento di aver realizzato il mio sogno, e veramente è come un sogno per me, perché era da anni che volevo organizzare un evento del genere, e ci sono riuscito con l'aiuto. Abbiamo ricordato che effettivamente è diverso tempo, già dobbiamo dire però che l'anno scorso è realizzato anche una bella sfida Italia-Albania nella splendida piazza di Potenza, quindi il sogno di portare il pugilato internazionale nella tua Potenza non ti è mai mancato. Adesso ci sei riuscito con la nazionale elite. E veramente vedere questo palazzetto stracolmo, questo palazzetto pieno di persone, sicuramente ti ripaga dei tanti sacrifici effettuati. Sì, per me è una grande soddisfazione, perché il pubblico ha risposto bene. Ti aspettavi tutta questa gente, devi essere sincero. Guarda, non proprio, però mi aspettavo che ci stava gente, ma non proprio tanta gente. Mi hanno detto che la strada era bloccata, veramente... i posti sono stati tutti esauriti. Comunque un evento del genere a Potenza in Italia è difficile da realizzare. Tu ci sei riuscito, dobbiamo ringraziare anche il supporto del vicepresidente federale Fabrizio Baldantoni e anche, diciamo, Marco Consolati, che è venuto qui negli ultimi 4-5 giorni proprio a supportare quello che era il tuo sforzo. Sì, grazie anche a Marco Consolati, perché la prima persona che mi sono rivolto per fare un evento è stato Marco, e abbiamo subito pensato di fare qualcosa di bello, ma non a questo livello. Man mano davanti a un caffè, due chiamate, abbiamo organizzato tutto questo, che all'inizio sembrava un sogno, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'hai fatta con diciamo grande successo. Dobbiamo dire che la nazionale portoghese e quella azzurra sono stati molto soddisfatti dell'accoglienza. La Federazione Pugilistica Italiana, nella persona del presidente D'Ambrosi, ha dato ampia risonanza a questa manifestazione, diciamo, offrendo la diretta streaming sul canale ufficiale della federazione. Insomma, non è mancato niente, però ti vedevo che ovviamente già stai pensando a altri correttivi per quanto riguarda la prossima manifestazione, sempre internazionale. Sì, credo che qualcosa in programma ci sta, vediamo piano piano, perché quando sono sicuro annuncio tutto, sennò... Annuncio tutto, noi giornalisti siamo abituati anche ad avere lo scoop, l'anteprima, quindi possiamo, sì,
Io da quello che ho sentito lo devo dire, mi devi far fare il mio lavoro. So che ci sarà una bella estate con un bel evento internazionale multiplo qui a Potenza. Ci fermiamo qui, non diciamo... Sì, ci fermiamo qui. Comunque l'estate organizzo sempre un evento dedicato al mio maestro, Luciano Brucoli, e cercherò di fare un evento del genere. Ne parliamo dopo, quando ne siamo sicuri. L'abbiamo realizzato questo evento, mi hanno dato la mano gli sponsor, gli amici, tutti veramente, e ringrazio veramente tutti. Sì, forse ci ho messo il del mio e più del mio, però devo ringraziare tutti, tutti veramente. È molto onesto questo da parte tua, ricordare che ci sono state delle collaborazioni importanti. È vero che diciamo l'idea progettuale, lo spunto, il punto di partenza era da te, però questo conferma la tua grande onestà intellettuale, quella nel riconoscere che ovviamente sei stato aiutato da gran parte del popolo della box di Potenza. Sì, veramente amici, tutti amici, non me l'aspettavo proprio, mi hanno dato veramente una grande mano. Peppe, io ti lascio perché so che devi organizzare anche la chiusura di questa serata. Ti ringrazio per essere stato qui con noi a nome del popolo della box, ti ringrazio per questo grande evento. Ok, grazie a tutti di nuovo e un saluto. Buona serata, buona visione, buona e fine visione. Grazie al maestro Maurizio. Sì, grazie. Ultimo round della sfida fra Erika Prisciandaro. Abbiamo ospitato il maestro Grosso, quindi vi abbiamo lasciato solo la visione di questa sfida. È una bella sfida fra due giovanissimi, sicuramente per Gabriella Laudano, fresca del titolo italiano Youth, non poteva esserci un battesimo prestigioso più di questo contro la supercampionessa Erika Prisciandaro. Vedete che comunque c'è grande determinazione da parte dell'atleta campana, che sta rispondendo, sta provando a tenere testa, sicuramente dovrà lavorare molto per raggiungere la perfezione e l'esperienza della sua più quotata avversaria, però ci sono tutte le basi, tutte le premesse affinché, diciamo, questo possa avvenire. Ricordiamo che questa è una sfida al limite dei 50 kg, sia la Laudano, che ha dovuto fare sacrifici per raggiungere questo peso, sia per la Prisciandaro, che ha dovuto salire di 2 kg perché lei è originaria 48. Adesso c'è questo bel sinistro di Erika Prisciandaro, ben assestato. Il signor Avolio procede al conteggio di Gabriella Laudano. Non puoi permetterti queste distrazioni contro un'atleta rapidissima e velocissima come Erika Prisciandaro. Vedete che adesso sta chiudendo in crescendo la Prisciandaro, sicuramente non se l'aspettava quel bel sinistro. Adesso sta ragionando un po' in più, sta rischiando di meno Gabriella Laudano, che però non disdegna di portare i colpi. Viene da un quartiere difficile di Napoli, il rione Traiano. Gabriella Laudano, al termine della conquista del titolo italiano Youth, Gabriella Laudano volle dedicare al suo rione il titolo italiano.
finito il match, adesso aspettiamo il verdetto. Abbiamo visto sicuramente una Erika Prisciandaro molto molto in forma. Match diciamo tutt'altro che tranquillo, non, diciamo nelle prime due riprese Gabriella Laudano ha tenuto testa a Erika Prisciandaro senza comunque diciamo impensierirla eccessivamente, però ripeto c'è un divario di esperienze e di titoli tra queste due ragazze, significa che ovviamente c'è diciamo un futuro. Complimenti a Gabriella Laudano per aver accettato questa sfida, complimenti al suo maestro Gennaro Marcone, sicuramente conoscendo il carattere di Gabriella Laudano cercherà di fare una rivincita. Ecco il verdetto. Vince Erika Prisciandaro, atleta pugliese di Modugno, della Box Modugno, ma complimenti a Gabriella Laudano per questo confronto. Ecco il consigliere federale Marco Consolati. Foto ricordo. Ecco il ring announcer che ricordava il divario di match tra Erika Prisciandaro e Gabriella Laudano. Questo ovviamente consente all'atleta del rione Traiano di scendere a testa altissima dal ring. Si è confrontata con una campionessa e molto spesso il coraggio di salire sul ring avendo di fronte un atleta come Erika Prisciandaro sicuramente è motivo di orgoglio. Ci sarà l'opportunità di una rivincita, ce lo auguriamo, e sicuramente la sportività di Erika Prisciandaro darà questa opportunità alla sua giovanissima avversaria, appena 18 anni. 20 invece quelli di Erika Prisciandaro, anche lei giovanissima, lo abbiamo detto, titolare della nazionale Under 22. Penultimo incontro in programma, finora 6-0 per la nazionale italiana, quindi tutte e 6 match vinti. Adesso è la categoria dei pesi super massimi più 92. Per l'Italia salirà sul ring e sarà l'angolo rosso Diego Lenzi più 92, all'angolo blu per il Portogallo ci sarà Yuri Fernandez. Anche su Diego Lenzi ci viene in mente di ringraziare e salutare il suo maestro Lele Orlando, una bella storia di sport e di vita quella del maestro Orlando, partito dalla sua Taranto giovanissimo per lavoro, si è trasferito in Emilia Romagna, qui aveva dovuto lasciare il pugilato, allievo del maestro Cuero. Poi lì però il richiamo del ring non è riuscito a distoglierlo, ha messo su una bella accademia, ha puntato sui figli Sofia e Tommaso Orlando, ma soprattutto sui tanti campioni. Uno di questi è proprio Diego Lenzi, che stasera lo vedremo qui in questo suo match. Ragazzo simpaticissimo Diego Lenzi, guascone, ma cordialissimo, ovviamente diciamo pronto alla battuta, ma
tanto spensierato quando determinato, Diego Lenzi, che questa sera qui è venuto, diciamo, dal ritiro della nazionale, questa sera vorrà praticamente conquistare le simpatie del pubblico potentino, del pubblico lucano, dopo che ha conquistato le simpatie del pubblico pugliese quando negli ultimi campionati italiani assoluti ha conquistato il titolo italiano. Diego Lenzi, l'arbitro sarà il signor De Palma. Diego Lenzi che, diciamo, ha fatto commuovere il maestro Orlando per il modo, ecco, questa mattina, veramente anche questa splendida vetrina realizzata da Valerio Fioroni, da Giovanni Raeli e da Francesco Valeri, veramente non è mancato niente. Un'edizione speciale di questa accoglienza della nazionale qui a Potenza. Ecco i due pugili al centro del ring, super massimi. Diego Lenzi per l'Italia all'angolo rosso, Yuri Fernandez all'angolo blu. Primo round che inizia in questo momento. Vedete, Diego Lenzi che subito punta a mettere pressione il suo avversario. Ancora, diciamo, fase di studio, di pressione, poi c'è il primo gancio sinistro di Lenzi, la risposta di Fernandez. Ancora Lenzi che subito carica, prova a caricare i colpi, molto attento e guardingo, diretto al corpo da parte di Lenzi. Risponde con il gancio destro Fernandez, che poi accusa un colpo dietro la nuca. Prova ancora il gancio sinistro Fernandez, però c'è subito la risposta di Lenzi con gancio destro e sinistro. A vuoto con il gancio destro Fernandez, bello adesso il sinistro in gancio da parte di Lenzi, vedete che prova a cambiare guardia fida, ancora questo sinistro veloce e fulmine, lo accusa il pugile portoghese, che però giustamente deve rispondere. Bello questo destro diretto di Fernandez che centra il corpo di Lenzi, ancora il sinistro di Fernandez, subito la risposta però in gancio destro da parte di Lenzi. Sta prendendo adesso, diciamo, coraggio il pugile portoghese, che però rischia molto andando a vuoto con un montante. Prova a lavorare con il jab sinistro, adesso manda a vuoto Lenzi, però continua a lamentarsi Fernandez di qualche colpo dietro la nuca. Adesso c'è stata una bella azione da parte di Fernandez, una bella combinazione. Prova a rispondere con il gancio sinistro Lenzi. Ultime battute. Non ha, secondo il mio punto di vista, conoscendo Lenzi, non ha caricato e forzato in questo primo round.
forse sta gestendo, ma sicuramente Lenzi è un pugile che è molto concreto, molto rapido. Invece bravo anche Fernandez, che ha provato a metterlo in difficoltà, però sicuramente ci aspettiamo una seconda ripresa diversa da parte di Diego Lenzi. È anche un pugile che ha il colpo, un pugile molto pericoloso sotto questo aspetto. Eccoci alla seconda ripresa. Signor De Palma controlla il paradenti dei pugili, sempre Lenzi che cerca di prendere in mano il match. Adesso c'è stato questo bel diretto destro da parte del pugile portoghese Fernandez, a risposta in gancio di Lenzi. Uno si mantiene molto lontano il pugile portoghese. Lavora adesso con il jab sinistro Fernandez. Si incrociano adesso i sinistri, poi incrociato ancora uno scarico bello di diretti del pugile portoghese, poi c'è il bel aggancio sinistro di Lenzi, poi destro sinistro. Adesso scivola in spinta il pugile portoghese, però in precedenza c'era stata una bella combinazione di Lenzi, che adesso prova un colpo al fegato, poi c'è la risposta, ma sicuramente i colpi di Fernandez ci sembrano meno potenti di quelli di Lenzi. Bella questa schivata del pugile portoghese, che poi rientra molto bene sinistro o destro. Il gancio sinistro adesso vola via il paradenti di Lenzi. È stato un movimento con la testa. Riprende il match qui dal Pala Rossellino di Potenza, dove stiamo seguendo in diretta streaming sul canale ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana la sfida fra Italia e Portogallo. Questo è il penultimo incontro in programma, quello della categoria dei 92 kg più 92 kg super massimo, tra Diego Lenzi all'angolo rosso e Yuri Fernandez, Portogallo all'angolo blu. Ecco, adesso Lenzi sta provando a intensificare l'azione, caricando anche i colpi. Ancora un'azione in spinta, in pressing da parte di Lenzi, che mette i colpi, deve alzare il gancio. Adesso va, vedete la grande sportività di Diego Lenzi, è andato con un colpo sotto, subito si è fermato e ha chiesto scusa per questo colpo che è andato sotto la cintura. Resta comunque una bella sorpresa Yuri Fernandez, che ha provato a rispondere sempre, qualche volta ha preso anche l'iniziativa il pugile portoghese. Ecco, come vediamo, diceva Renzini di alzare i ganci. Per ecco, cerchiamo di capire, ecco, vedete, sta dicendo proprio di alzare il secondo gancio, di mettere la combinazione e alzare il secondo gancio. Siamo, diciamo, di fronte all'angolo
Russo con la postazione. Adesso diciamo gli ultimi tre minuti di questo penultimo match. Ecco il saluto dei due sfidanti. Bello, bellissimo, come diciamo dal punto di vista tecnico forse non era diciamo molto potente, assorbito molto bene, ha fintato in sinistra e poi ha messo un bel diretto destro Fernandez, che adesso rimane nell'angolo con Lenzi pronto a scaricare. Bello il gancio di Lenzi due volte, poi diciamo si aiuta un po' di esperienza Diego Lenzi. Il pugile bolognese, ricordiamo, allievo del maestro Orlando, pugilistica Alto Reno. Ecco, vedete che ancora Fernandez ha il cuore e il coraggio di diciamo, impostare lui l'azione in partenza. Continua in pressione, si muove molto bene. Diego Lenzi, però diciamo è ancora Fernandez che prova a partire, ma sicuramente diciamo Lenzi ha, secondo il mio punto di vista, ha messo a segno i colpi più efficaci. Prova ancora Fernandez a mettere questo jab sinistro che in effetti in alcuni casi è servito a preparare il destro. Ancora i sinistri che si incrociano. Sicuramente sul piano di gestione non c'è stato match. Lenzi ha sempre provato a tenere in mano il match. Tenuto sotto pressione, Fernandez ha trovato le risposte. Ultimi secondi con Lenzi che prova a spingere, finisce fuori le corde il pugile portoghese, finisce il match, finisce il round. Questo era il penultimo match in programma, contento della prestazione, fiducioso nel verdetto Yuri Fernandez. Deve togliersi i guantoni, sicuramente è emozionato il pugile portoghese. Se devo esprimere un mio parere, Lenzi si è risparmiato in questo match. Ecco il momento del verdetto. Quindi Diego Lenzi vince, adesso viene a premiarlo il consigliere federale Sergio Rosa, anche lui emiliano bolognese come Diego Lenzi. Il
consigliere federale Sergio Rosa, diciamo maestro storico della Tranvieri Bologna. Ecco il momento anche della premiazione per Yuri Fernandez, bella impressione ha fatto lui con il suo match. Se posso esprimermi, è una mia considerazione, me la lasciate passare, ma ho visto che Lenzi sicuramente si è risparmiato. Ecco l'ultima foto ricordo, e adesso ci apprestiamo all'ultimo incontro della serata, possiamo dire il match clou, il main event di questo confronto internazionale tra Italia e Portogallo qui in questa magica città di Potenza. Ecco l'arbitro dell'ultima sfida, la signora Rizzardo, viene annunciata all'angolo rosso Butterfly Irma Testa, 57 kg, la vedremo all'angolo rosso, di fronte avrà l'atleta portoghese Marin Camara, sfida al limite dei 57 kg, Irma Testa, ricordiamo, la prima pugile donna italiana a partecipare alle Olimpiadi, la prima pugile donna a conquistare una medaglia olimpica a Tokyo. Diciamo, non c'è due senza tre, diciamo, sarebbe già un record, la prima donna pugile italiana a conquistare la terza Olimpiade, ma non corriamo. Ci ha confidato in questa mattina in un'intervista di essere molto scaramantica, di essere abituata a lavorare per conquistarsi, diciamo, i suoi successi senza, diciamo, anticiparli, senza programmi. Grande umiltà di Irma Testa, grande coraggio per denunciare diciamo tutte le diversità che vengono molto spesso sottolineate con grande superficialità. Un'atleta coraggiosa, anche lei che è stata per una puntata una iena, anche lei è stata testimonia di grandi campagne, provaci con me, anche lei, le mamme, diciamo un eroe per quella Torre Annunziata che in lei vede il riscatto di un quartiere popolare, la Pulblera, quella di Torre Annunziata. Ecco, è iniziato il primo round, Irma Testa è all'angolo rosso mentre Marin Camara invece è all'angolo blu, molto rapida, comunque molto abile anche lei, diciamo, dopo la stagione, come ha detto in apertura anche il vicepresidente Baldantoni, ha chiuso l'anno andando a vincere un torneo, possiamo dire cosiddetto sperimentale, con diciamo le prime due atlete nel ranking mondiale, e Irma Testa ha vinto questa sfida, un match disputato sulla distanza delle 5 riprese da 2 minuti, l'ennesima dimostrazione che in questo momento Irma Testa può considerarsi l'atleta più forte al mondo, atleta più forte al mondo, perché diciamo ha vinto dappertutto, non solo il bronzo olimpico, campionessa europea, vicecampionessa mondiale. Irma Testa veramente
e la speranza azzurra per grandi successi, e la speranza, come ha detto lei, mi auguro di trascinare le mie compagne, trascinare soprattutto tante altre ragazzine in palestra. Con una c'è già riuscita, Kadrina Jafari, che per molti diciamo è la nuova Irma Testa, sempre anche lei allieva del maestro Lucio Zurlo. Sicuramente sono molto utili anche per una campionessa come Irma Testa questi confronti internazionali, specialmente se poi dobbiamo riconoscerlo, questa rappresentativa, una scivolata di Irma Testa, questa rappresentativa portoghese ha portato qui atleti ed atlete che non hanno sicuramente, dobbiamo dirlo senza ombra di smentita, che il palmares degli atleti azzurri e delle atlete azzurre qui era notevolmente superiore, però questo non ha suggestionato gli atleti portoghesi e le atlete portoghese, che hanno sempre cercato di tenere testa. Vedete che nel momento in cui Irma velocizza la sua azione veramente sono grosse difficoltà per Camara o Camarà. Finisce questo primo round, Irma diciamo ha gestito molto bene nel momento in cui ha operato in velocità, nel momento in cui ha messo diciamo in azione il suo pugilato, è andata a segno e ha sicuramente legittimato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la sua diciamo superiorità tecnica. Questo è l'ultimo match, l'Italia fino adesso ha vinto tutti gli incontri in programma, 7-7, diciamo, visto l'andamento del primo round ci sbilanciamo, conoscendo anche Irma Testa, diciamo, credo che alla fine saranno 8-8. Ci aspettavamo diciamo questa performance degli atleti e delle atlete azzurre, però sicuramente non ci aspettavamo questi coraggiosi pugili, donne pugili del Portogallo, che hanno sempre risposto molto bene a qualsiasi sollecitazione, sia queste diciamo Alessia Mesiano, sia Susi Canfora, sia Diego Lenzi, sia Macri, veramente sono stati diciamo incopiabili. Bel confronto nel pieno rispetto del lagone pugilistico. Anche in questo secondo round Irma Testa sta facendo valere la sua grossa personalità, anche se vediamo pure questa Marine Camara che cerca sempre di rispondere. Adesso ha messo un bel diretto sinistro, anche questa Camara ha qualche numero, però sicuramente si trova di fronte un cosiddetto mostro sacro del pugilato mondiale. Abbiamo detto Irma Testa è prima nel ranking mondiale, prima nonostante non abbia vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, però in ogni torneo che ha disputato diciamo ha vinto, qualche volta ha stravinto, altre volte ha vinto. Vedete come però Camara riesce sempre a mettere il colpetto. Irma però è molto determinata, molto concentrata, diciamo ad inizio anno. Bello questo improvviso, avete visto quando mette la velocità, preparato con il sinistro e poi ha messo un bel diretto destro che è andato a segno preciso e pungente. Dicevamo, fa anche piacere vedere Irma che ha appena inizio stagione, oggi
14 gennaio, quindi possiamo dire che dopo il match ad Abu Dhabi, che dopo le festività natalizie e di fine anno, dopo 14 giorni, vedere Irma Testa in queste condizioni, che non sono ancora le migliori, le eccellenti per lei, fa sperare, come ha detto oggi, questa mattina nell'intervista, ha detto è un anno importante dove devi fare tutte le cose in maniera più seria, più decisa e con maggiore attenzione, quindi ha confermato adesso sul ring il suo stato di forma. Finisce anche questa seconda ripresa, anche in questa seconda ripresa il lavoro di Irma Testa è stato nettamente più produttivo. Questa è la terza ripresa, vedete, diciamo, anche la particolarità, vedete con quanta attenzione Irma segue le indicazioni all'angolo. Eccoci alla terza ed ultima ripresa di quello che è l'ultimo incontro di questa sera. Sul ring c'è Irma Butterfly Testa, all'angolo rosso, l'angolo blu Marin Camara, Portogallo. Bella azione di Camara, che ha messo a segno un bel 1-2, poi Irma però subito è rientrata, ancora un tentativo d'attacco da parte di Camara, risponde molto bene comunque Irma Testa, vedete il colpo di Irma non ha ancora la velocità e precisione dei colpi soliti, però sicuramente resta sempre un lavoro, un modello tecnico da vedere, quello dell'atleta di Torre Annunziata, allieva del maestro Lucio Azzurro alla box vesuviana, poi approdata alle Fiamme Oro. Diciamo una ragazza di cuore, molto risentita dopo la prima sua Olimpiade, ha passato momenti difficili, però poi grazie al pugilato, grazie a questa sua grande passione, è rientrata Irma alla grande, riconquistando l'Olimpiade, conquistando il podio e tanti altri successi internazionali. Ancora una finta e poi una bella partenza di Irma Testa, che mette un ottimo 1-2. Ancora una risposta però questa volta bella di Camara. Ci ha provato comunque questa ragazzina portoghese. Ripeto, non è facile, non è da tutti affrontare con questa personalità la numero uno al mondo, però Marin Camara ci ha provato fino alla fine, vedete, ci sta provando ancora. Credo che anche Irma comunque, nel rispetto dell'avversario, si sia risparmiata. Ultimissimi secondi di questa sfida, suona il gong, l'abbraccio al termine del match, era l'ultimo incontro della serata,
Eccola Irba. Speriamo, abbiamo chiesto al vicepresidente Baldantoni di portarci Irma Testa per chiudere questo collegamento. Lo chiuderemo con la supercampionessa Irma Testa, questa splendida serata di pugilato qui a Potenza. Ecco il momento della proclamazione. Eccola qui. Ecco il verdetto. Ottavo punto per l'Italia con Irma a testa, che si presenta così al suo primo match della stagione, primo match della stagione, di una stagione importante. Ecco il presidente onorario della FPI. E adesso bella anche questa immagine, vedete Irma con la nipotina in braccio, la nipotina omonima, figlia del fratello Michele, è arrivato qui unitamente alla mamma Anna, all'altra sorella Lucia. Questa qui è la prima nipotina di Irma Testa, omonima, il fratello Michele ha voluto celebrare la sorella. Ecco qui, non si era fatta portare, l'ha portata Giordana Sorrentino, ecco la foto ricordo, l'ha portata qui Giordana Sorrentino, ha portato la bellissima bimba, questa bambolina, vedete come è tranquilla fra le braccia della zia, come non sentirsi protetta per questo con una zia del genere. Ecco, aspettiamo Irma, vediamo se ce la portano qui, ovviamente è preda di tanti selfie e via discorrendo. Ecco, vediamo che il maestro D'Andrea è andato lui a prelevare Irma, dopo avrà molto tempo per fare i selfie, noi dobbiamo chiudere il collegamento, la stiamo aspettando. Adesso intanto si sta completando le premiazioni lì sul ring, il presidente onorario Vittorio Lai sta ancora facendo complimenti agli organizzatori, anche all'assessore allo sport Gianmarco Blasi. Ancora firmando autografi, beh, se ecco, vedete Fabrizio Baldantoni, vicepresidente, che consegna intanto eccola qui Irma Testa, che sta raggiungendo in postazione, ci sta raggiungendo.
Ecco. Ecco, chiediamo la cortesia di liberare Irma per chiudere il collegamento. Grazie Irma. Viva l'educazione. Ecco, grazie Irma, ti abbiamo sottratto proprio ad un bagno di folla, giustamente te lo aspettavi. Perché vuoi coprirmi la faccia, Remo? Ecco. No, era per aggiustare il microfono, sennò il regista dice che non arriva bene la tua voce. Laddove non ti fai sentire con i pugni, ti devi far sentire con la voce. Spero mi sia fatta sentire anche con i pugni stasera, Remo. Certamente, diciamo... in dubbio mettere in discussione la tua grande qualità diciamo è superfluo, però il fatto che tu con grande umiltà ti metti sempre in gioco, il fatto che tu hai aperto questa stagione, il debutto qui a Potenza, un bagno di folla e tutti questi, diciamo, questi selfie, questi film, veramente è un piacere sapere che il mondo della boxe ti ama. Assolutamente sì, non me l'aspettavo in realtà, perché non partecipavo ad un evento in Italia da molto tempo e stasera ho avuto la fortuna e il piacere di combattere sotto gli occhi di tutta la mia famiglia, mia madre compresa, e quindi veramente è stato emozionante, ecco. Abbiamo detto, a un certo punto abbiamo visto sul ring due Irma Testa. Sì, la piccolina l'ho voluta far conoscere, io già sto con la testa, l'idea, immagino lei quando combatterà, io al suo angolo. No, Irma era il suo primo match, ha visto la zia da vicino per la prima volta e è stato ancora più bello perché c'era lei tra gli spalti. No, quello che dicevi tu è effettivamente è molto bello, dice era molto tempo che non combattevo in Italia con la maglia azzurra, l'ultima volta, te lo ricordo io, è stata 3 anni fa a Torre Annunziata sulla splendida... È passato un po' di tempo, finalmente ti abbiamo rivisto in Italia ed è anche bello che, diciamo, è venuta una bella truppa da Torre Annunziata, a parte mamma Anna, il fratello Michele, tua sorella Lucia, che in effetti sì, è quella che ti ha... cioè indirizzata sì, in palestra. Grazie a lei se sono qui oggi. Anche lei, diciamo, è molto orgogliosa. Dicevamo, quindi è stato anche bello vederti nonostante 15 giorni soltanto di lavoro, come abbiamo detto, 15 giorni ancora con i carichi avanti, però giustamente tu sei una di quelle attrici. No, assolutamente, no, in realtà noi non ci siamo mai fermati, solo i 3 giorni di Capodanno, ma la preparazione non l'abbiamo mai interrotta. Perché non si può interrompere in un anno importante come questo. No, non si può assolutamente interrompere, quindi noi abbiamo fatto di festa 23, 24 e 25, il 26 eravamo in ritiro e 30, 31 e 1 siamo stati a casa e poi il 2 siamo ritornate, quindi noi ferie non abbiamo avuto, la preparazione ovviamente siamo, la maggior parte di noi erano stanchi stasera, ma perché non si interrompe la preparazione per un incontro, nemmeno per un torneo, quindi... puntiamo adesso ai mondiali e quindi lì arriveremo in forma. Oggi era normale avere un po' di stanchezza addosso, anzi dovevamo preoccuparci se non eravamo stanchi oggi. Giustamente. Un'ultima cosa, ti chiedo di salutare il popolo della box e soprattutto la splendida città di Potenza che ci ha accolto in questa grande e caloroso abbraccio. Assolutamente, io ho fatto una promessa a tutti i potentini che ci torno per visitare la città da turista, perché ho trovato veramente un'atmosfera magica che solo le città del sud ci danno, quindi ho fatto una promessa, tornerò in Basilicata per visitarla da turista. Facciamo un gemellaggio, Torre Annunziata Potenza. Assolutamente sì. Grazie Irma, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a te Remo. E ci auguriamo di rivederci presto. Grazie a te, un saluto a tutti. Buona serata.
Questa era Irma Testa che ha, diciamo, chiuso questa splendida manifestazione qui Italia-Portogallo a Potenza per l'organizzazione della Box Potenza e del maestro Giuseppe Grosso. A me non resta altro che salutare in regia e ringraziare Francesco Valeri, Valerio Fioroni e Giovanni Iraeli. Un grazie e un caro saluto a Michela Pellegrini e Tommaso Cavallaro per il loro supporto di coordinamento da Roma. Da Potenza è davvero tutto, Remo da Cirno vi saluta e come sempre con lo slogan Viva la Box! Ma